dico perché così capite l'interesse che ci può essere nella, per la, ognuno per, diciamo, per le sue fattispecie. Vogliamo fare, l'abbiamo chiamato workshop perché vogliamo fare una riflessione comune. Usiamo l'Aula Magna, che non è, diciamo, la sede ideale per fare un workshop, che non pretende una, no? una cosa frontale, però fare una riflessione comune su quello che abbiamo sentito stamattina, soprattutto legata alle contabilità dei funzionari delegati e soprattutto legata alla implementazione dei nostri sistemi informatici, cioè che cosa dobbiamo, come dobbiamo provare ad essere supportati dai nostri sistemi informatici per gestire questi nuovi adempimenti, anzi, diciamo, fondamentalmente questo nuovo adempimento, ossia la previsione di spesa che ogni funzionario delegato deve fare. Quindi, diciamo, cerchiamo di ragionare su questo e ovviamente col contributo soprattutto dei colleghi sul territorio, anche ovviamente di quelli centrali, di chi lo desidera. Prima però di affrontare questo argomento, ci sono due informazioni, anticipazioni che dobbiamo dare. Una riguarda l'emissione l'apertura dei conti correnti postali presso ogni direzione regionale, mediante la quale si provvederà al pagamento delle missioni. È una vittoria, diciamo, attesa, sofferta, eccetera. E quindi il dottor Alicantro adesso parlerà di questo e vi fornirà anche del materiale ai rappresentanti delle direzioni regionali, vi fornirà, perché abbiamo preparato della modulistica. Vabbè, chi c'è la vuole ritirare, la ritira, altrimenti facciamo così. Allora, sì, grazie. Allora, io me la caverei con poco perché mi rendo conto che è un argomento che interessa. Che deve essere? Una cartina non si tenga nessuno, comunque. Allora, dicevo che mi rendo conto che è un argomento che interessa una piccolissima parte di coloro che sono presenti, quindi
veramente vorrei dare delle notizie essenziali su quello che, come dice Luca, viene al coronamento di uno sforzo che abbiamo fatto presso il MEF per essere autorizzati ad avere questi conti correnti, anche venendo incontro alle legittime lagnanze delle direzioni regionali, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle emissioni al personale. Allora, in questo fascicolo che ai presenti è stato distribuito, quindi evito anche di proiettare i modelli, perché avete tutti i fascicoli davanti, quindi potete seguirmi anche col cartaceo. C'è la lettera del direttore, del dottor Italia, che ha firmato ieri, che sarà poi inoltrata a tutte le direzioni regionali unitamente a tutti gli allegati per PEC. Però abbiamo colto l'occasione, che molti di voi erano qui oggi, per anticiparvela, quindi questa sarà protocollata e arriverà nei prossimi, penso dopodomani. Quindi c'è la lettera di trasmissione, che a parte qualche così, la cosa importante sulla lettera di trasmissione è che per ogni direzione regionale abbiamo indicato il riferimento del funzionario delle poste che le direzioni regionali dovranno contattare una volta che avranno terminato la compilazione dei moduli che sono nella cartellina e che poi vi arriveranno anche per posta elettronica. Abbiamo poi fatto in maniera succinta un paio di fogli di spiegazione sulla compilazione dei modelli, che vi prego di seguire scrupolosamente, perché anche noi abbiamo aperto un conto corrente postale al centro, su cui poi mi soffermerò alla fine brevemente per spiegarvi di cosa si tratta, ma aprendo questo conto corrente noi al centro ci siamo resi conto che le poste sono molto pignole nella compilazione di questi modelli e negli allegati che richiedono alla pratica. Il primo modello, che è il modulo di richiesta apertura conto corrente BancoPosta PA, che poi noi nel foglio di istruzione gli abbiamo messi un po' in fila, quindi seguite meglio la. Noi li abbiamo, come vedete, ognuno di voi al primo rigo alla preimpostazione dell'intestazione del conto. Questo l'abbiamo fatto per garantire un'uniformità di terminologia in tutto il territorio, per evitare che ogni direzione chiamasse questo conto in maniera difforme dalle altre, quindi quello è un campo preimpostato che non va assolutamente modificato, e anche perché questa dicitura va riportata e andava a riportare esattamente in altri due modelli importanti della pratica, quindi abbiamo preferito preimpostarli noi, quindi voi, come scritto nelle spiegazioni, non dovrete modificarli. Va riempito invece tutto il resto di questo modello, che sostanzialmente riporta i dati dell'intestatario, che sarebbero quelli della campi, e noi nel foglio di istruzione vi abbiamo evidenziato in giallo i campi che vanno, solo i campi che vanno compilati. E successivamente ci sono i dati del rappresentante munito di idonei poteri, che vanno a raccogliere i dati del direttore regionale, quindi sono tutti i dati riferiti al direttore regionale. Alla fine c'è da indicare due indirizzi distinti, ma che sarà sempre lo stesso, perché noi suggeriamo di indicare per la ricezione della corrispondenza relativa al conto corrente e per come domicilio eletto al fine di congiurare comunicazioni, vi abbiamo suggerito di indicare sempre quello della direzione regionale. Questo è il primo modello, che consta di due pagine. L'altro modello è la richiesta del servizio di remote banking BancoPosta impresa online BPOL, che consentirà alla direzione regionale di attivare tutte le funzionalità online su questo conto corrente postale. Quindi ci sarà il richiedente, che come al solito è la direzione regionale, quindi con i dati della direzione regionale come li avete compilati sul primo modello.
Poi ci sono i dati del rappresentante legale, che sarà sempre il direttore regionale. Poi abbiamo precompilato la parte richiesta del servizio, perché abbiamo riportato qui l'esatta terminologia del conto corrente che andiamo ad aprire, e abbiamo spuntato la tipologia del conto, che sarà un conto monobanca. Non vanno compilati gli eventuali servizi accessori, perché le poste italiane ce li rendono tutti disponibili. Poi noi, con successive comunicazioni, vi faremo presente quali sono i servizi che potrete attivare e a quelle condizioni. Quindi non va compilato nulla sui servizi accessori. Una cosa importante, nell'altra sezione, denominata amministratore di sistema. L'amministratore di sistema chi è? È il soggetto che il direttore regionale, a meno che non lo voglia fare lui, ma non credo, che è depositario di tutte quelle funzioni, dell'assolvimento di tutte quelle funzioni che sono tipiche di rilascio password, reset password, di ricevere le chiavi di accesso e quant'altro. Quindi è un soggetto che noi l'abbiamo fatto al centro, che il direttore regionale dovrebbe individuare, attenzione però, dovrebbe individuare con un provvedimento formale, perché la persona che sarà indicata in questo modello dovrà risultare da un decreto del direttore regionale. Un decreto molto semplice, dove si dirà che Tizio e Caio è nominato amministratore di sistema per il conto corrente numero X. Questo provvedimento le poste vi chiederanno di allegarlo alla pratica di apertura del conto corrente. Successivamente c'è un'altra sezione denominata utenti firmatari. In questa sezione non va ovviamente indicato il direttore regionale, perché lui stesso è il titolare del conto, ma vanno indicati eventuali, perché è un'eventualità, eventuali soggetti che il direttore regionale indica come coloro che in sua vece possono operare su questo conto corrente. Quindi, ripeto, questa è una sezione eventuale, perché se il direttore regionale ritiene di non delegare ad alcuno i poteri per operare su questo conto corrente postale, non indicherà nulla. È chiaro che penso che sia molto più così efficace e comodo indicare a una persona che in sua assenza possa operare sul conto. E quindi vanno riportati tutti gli estremi degli eventuali delegati, e anche in questo caso, se vengono indicati gli altri utenti firmatari, il direttore regionale avrà cura di assumere un provvedimento formale a sua firma, dove indicherà appunto tutte le generalità e dirà che è un soggetto utente firmatario abilitato ad operare su quel conto in sua vece. Il modello finisce qui, arriviamo a pagina 4, ci sono tutta una serie di firme. Noi vi specifichiamo alla fine del foglio di istruzioni, vi specifichiamo che tutti i campi che richiedono qualsiasi firma, sia dell'amministratore di sistema, sia degli utenti firmatari, sia del direttore regionale, del rappresentante legale, tutti i campi dove viene richiesta una firma, vanno compilati, vanno apposte le firme in presenza del funzionario delle poste, che si recherà a vostra richiesta presso le direzioni regionali per appunto prelevare questi modelli e firmare contestualmente al direttore. Quindi questi modelli vanno compilati, ma non vanno firmati solamente in presenza del funzionario delle poste. L'altro modello importante che trovate è lo specimen di firma, dove anche qui c'è la esatta intestazione del conto che abbiamo precompilato noi, dove a sinistra vanno indicate le generalità, sicuramente del direttore regionale, perché lui è il titolare del conto, e sotto saranno indicate le generalità degli eventuali utenti firmatari, quindi delle persone che eventualmente il direttore regionale avrà indicato come persone che operano in sua vece. Anche qui la firma va posta in presenza del funzionario delle poste,
C'è una casella a fianco dove il direttore regionale potrà addirittura limitare i poteri del soggetto. Potrebbe dire, non so, che può firmare operazioni fino a X migliaia di euro, insomma, quindi questa è una scelta che farà che può fare il direttore regionale. Questo modello va fatto in due originali, però questo ve l'abbiamo specificato nel foglio di istruzioni. Poi c'è un modulo di rilevazione delle aree grafiche, questo è molto semplice perché è semplicemente un modulo che ha la finalità di rilevare i dati anagrafici del titolare del conto, quindi del direttore regionale anche in questo caso. E infine, anzi non infine, ce ne sono due, c'è un modello che si chiama attestazione del cliente per contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Questo è il modello che Poste fa per quando va a concludere, quando manda funzionari che vanno a concludere i contratti fuori della loro sede, dato che verranno appunto presso le direzioni. Noi abbiamo concordato così per evitare che i direttori dovessero andare in giro gli uffici, andranno i funzionari per la sua direzione, quindi va compilato anche questo modello con i soliti dati del direttore regionale. E infine l'ultimo modello è un modello in cui il direttore regionale dichiarerà la propria cittadinanza italiana. E poi infine c'è un'informativa privacy che va firmata solamente alla fine dal direttore regionale con il timbro dell'ufficio. Allegato a tutto ciò, che adesso ho evitato di stamparli perché sarebbe stato un inutile spreco di carta, allegato a tutto ciò vi arriverà per posta elettronica anche tutta la modulistica della privacy, delle avvertenze sulla sicurezza del sistema, sulle funzionalità del servizio online. Questo non ve lo stampate perché non richiedono una firma da parte del direttore, ma devono essere semplicemente trattenute agli atti dal titolare del conto, quindi sono modelli che le Poste vi avrebbero comunque portato, quindi noi li allegheremo in questa comunicazione che vi arriverà tramite PEC. Penso che questo ha. Poi dicevo, e quindi su questo conto poi ovviamente si potranno pagare le missioni, poi seguiranno altre istruzioni ovviamente, anche previ accordi con le Poste circa le modalità tecniche con cui inserire gli elenchi dei beneficiari, quindi seguiranno ovviamente altre istruzioni e seguiranno istruzioni anche per l'eventuale, per esempio, utilizzo, emissione di carte prepagate per darle a persona che va in missione, insomma, quindi ecco, si seguiranno altre istruzioni. Questo per ora serve solo per consentirvi di aprire il conto. Immagino che non sia necessario da parte nostra sollecitare la sveltezza nell'adempimento, perché è un conto corrente che verrà incontro al lavoro dei colleghi delle elezioni regionali, quindi penso che le elezioni regionali saranno ben liete di sbrigarsi ad aprire questi conti correnti. Come abbiamo scritto nella nota a firma del direttore centrale, vi preghiamo, una volta aperto il conto, di comunicarci subito le coordinate bancarie del conto che avete aperto, così noi lo comunicheremo anche alle colleghe che gestiscono i servizi informatici. E l'altra raccomandazione può essere superfluo, però l'abbiamo fatta lo stesso, dato che ci risulta che c'è qualche direzione regionale che ha dei conti correnti, diciamo autorizzati molto in passato, insomma, quindi Toscana ed Emilia, mi pare, per quello che ci risulta ufficialmente, poi le altre non lo sappiamo, però abbiamo scritto che chiunque si serva di altri conti correnti che non siano questo che andiamo ad aprire oggi, una volta aperto questo conto corrente, che provveda alla immediata estinzione e ce ne dia notizie, insomma, per evitare che c'è 1+5, 1+6, 1+7, insomma. L'ultima notizia che volevo darvi in chiusura
è una cosa che abbiamo fatto a livello centrale, ma che ha un riverbero sul, questo interessa anche i comandi, ha un riflesso sulla teoria dei comandi, perché noi, come vi dicevo, abbiamo aperto un conto corrente a livello centrale, conto corrente postale, lo abbiamo aperto, anzi, ci vedo ancora prima, insomma, speriamo bene. Comunque, questo conto corrente ovviamente non ci servirà per effettuare operazioni dispositive, che non abbiamo occorrenza noi, ma consentirà dal centro di attivare in periferia, quindi a tutti i comandi, la possibilità di interrogare da parte vostra i conti correnti su cui affluiscono le somme per i servizi a pagamento. Quindi tutti i comandi saranno in grado di interrogare in qualsiasi momento vorranno questi conti di tesoreria che prima erano inaccessibili, nel senso che prima bisogna aspettare il cartaceo che mandava la Banca d'Italia. Adesso invece, quando le poste apriranno il nostro conto, vi vedrete arrivare alle direzioni, vi vedrete arrivare una nostra comunicazione con cui vi chiederemo di indicarci, per ogni comando, di indicarci le persone che desiderate siano abilitate per la consultazione di questi conti di tesoreria. Con questo ho concluso. Come dicono gli oratori, mi taccio. Avete qualche domanda su questo aspetto? Allora, se per questi conti correnti intendi l'ultima informazione, certamente questa possibilità di vedere, perché come sapete i conti correnti dove vengono versati gli introiti dei servizi a pagamento, vigilanza e prevenzione, sono conti della Banca d'Italia, conti correnti cui titolare è la Banca d'Italia, che ci consente però di vedere i movimenti che ci sono. Questo perché ce lo consente, perché così si eviterà di farci quei resoconti, credo mensili, che ha fatto finora sui versamenti che ci sono stati. E per noi è molto importante, perché consentirà agli sportelli di prevenzione di verificare in tempo reale se un bonifico è andato a buon fine, quindi è un'ottima cosa per loro, li sgrava di un adempimento loro Banca d'Italia, e a noi comunque non manderà più il resoconto. No, perché gliela diamo, allora sui due capitoli gliela diamo, tanto come dire... Gliel'abbiamo già data, ma è sempre la stessa, per tutti, non cambia, però l'intenzione è anche di unificarlo, ormai ci sono le condizioni per farlo, però questo ancora non è stato fatto, quindi le due cose vanno distinte. L'ultima informazione riguarda la possibilità di leggere i conti. Invece, nel caso precedente, i 18 conti correnti postali sono nostri e possiamo effettuare operazioni sulle missioni. Okay. Allora, no, chiedo che... in questo senso, vabbè, allora non avevo inteso io, perché mi domandavo qual era il vantaggio, insomma, ecco. Di monitorare i versamenti degli utenti, potendolo avere sempre aperto. Okay. Quindi no? È una questione, interessa prettamente proprio la prevenzione, perché poi il resoconto finale che ci chiede il Ministero, quello
ce lo chiede, noi lo prendevamo attraverso poi il conteggio di tutte le guidanze, eccetera, eccetera. Solo in quel senso può interessare le informazioni che il comando deve dare al Ministero. Quindi interessa più il personale che sta all'interno dell'ufficio prevenzione. Ecco, là. Questo abbiamo detto. Lo sai, no, non ho capito io. Chiedo scusa. Prego Luigi. È stata considerata anche la compatibilità con le strutture comunali che cambieranno a fine di vivere il conto? Ti riferisci al... ai fascicoli elettronici? No, spiegati meglio. Allora adesso, almeno noi in Friuli Venezia Giulia, quando facciamo pagamenti di missione, facciamo tanti ordini di spesa quanti sono i beneficiari. E poi carichiamo su ogni mandato di pagamento la documentazione relativa a quella persona. Adesso, se non ho capito male, con l'introduzione dei conti correnti, noi faremo un giroconto dai nostri ordini di accreditamento al conto corrente della posta, e lì faremo i mandati di, diciamo, attraverso l'home banking pagheremo il singolo dipendente. Di nativo secondario alla posta. Sì, ma quindi diciamo su... che sarà, che collimerà con il totale dei pagamenti. Sì, ma voglio dire... c'è una capacità sufficiente, non so, per dire di memoria, per contenere, non so... Tutta la parte relativa alla documentazione PDF, perché adesso non so. Guarda, questo introduce un argomento diverso, però non so quanto valga la pena trattarlo. È quello che fanno abitualmente coloro che, diciamo, si appoggiano a un conto corrente bancario, no? No, ma qui ci sono dei maestri in sala, quindi va bene, quindi meglio di me. La mia domanda era quello che dici se tu. Se è stato così. Sì, tu temi che la buca delle lettere di Sicoggi si ingolfi. In realtà è un timore fondato, perché però ci perdo poco tempo, poi faremo delle videoconferenze su questo. Insomma, abbiamo fatto un incontro con Sicoggi fra le varie tematiche, lungamente atteso, insomma. Tra le varie tematiche che sono state sollevate è stata proprio quella della gestione dei documenti. Lì, curiosamente, perché non succede mai, le esigenze dell'amministrazione collimano con quelle di Sicoggi, nel senso che a noi sta bene, diciamo, il meccanismo che ha introdotto Sicoggi, io lo chiamo la buca delle lettere, cioè uno va lì e mette i documenti, però ha un, secondo noi, una controindicazione, cioè che rischia che il fascicolo che rimane all'amministrazione non sia, come dire, sufficientemente ordinato, nel senso che potrebbe sparpagliarsi sui computer dei vari operatori che fanno questa operazione, potrebbe non esserci quella diciamo, attività che tende a compattarlo, ad esempio, dentro il tuo documentale. Cioè, non so se mi sono spiegato, cioè, il fascicolo è, come dire, i documenti digitali finiscono in un fascicolo che sta sul documentale, no? Così come una volta il fascicolo cartaceo, no? I documenti finivano in un fascicolo cartaceo, certo, che stava in archivio, no? La logica è la stessa. Siccome che è l'operatore che li carica su Sicoggi, c'è il rischio che poi l'amministrazione non si ritrovi ben ordinati i documenti, no? Allora l'ideale sarebbe che praticamente dal documentale del Corpo Nazionale ci fosse una trasmissione al documentale del MEF, della Ragioneria. Noi auspichiamo questo, perché così sei sicuro che i documenti che hai
Buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo qui riuniti per presentarvi anche, tra le altre cose, l'albo dei fornitori, altresì detto albo degli operatori economici previsto dall'articolo 36 del nuovo codice degli appalti, il quale precisa subito che anche per gli acquisti sotto soglia è possibile avviare delle procedure ordinarie, quindi quelle precedute da bando, ma diciamo che il nuovo codice suggerisce piuttosto l'uso di procedure negoziate, cioè quelle dove l'amministrazione seleziona ex ante gli operatori economici da invitare, poi l'articolo 36 precisa anche il numero minimo di operatori economici da invitare a seconda che si tratti di acquisti di servizi o forniture oppure di lavori, e quindi una volta selezionati gli operatori economici l'amministrazione li invita. Ora, noi tutti sappiamo che lo strumento di approvvigionamento principale per quanto riguarda gli acquisti sotto soglia rimane sempre il MEPA, che è sicuramente molto ben fornito, è anche un applicativo dove si possono fare proprio le gare, nonché gli acquisti, insomma, direttamente, però è vero pure che il nostro corpo presenta sempre delle specificità, per cui può darsi che sul MEPA non andiamo a trovare quei beni, quei servizi o quei lavori che effettivamente ci servono. Allora, a questo supplisce l'albo degli operatori economici che è stato predisposto dalle nostre informatiche, anzi da un gruppo che hanno fatto parte, insomma, di un gruppo di lavoro misto in cui si sono incontrate più professionalità e competenze proprio per rispondere alle esigenze del corpo e dare al corpo un nuovo strumento di acquisto, ripeto, di beni, servizi e lavori sotto soglia. Per i servizi intendiamo anche i servizi di ingegneria e architettura. Diciamo che anche se quest'ultimo aspetto è un po' ancora in divenire, insomma, mentre sicuramente l'applicativo è pronto per i beni e i servizi. Sì, perché poi ovviamente, come poi illustrando meglio le colleghe, i problemi da affrontare sono stati molteplici. Costruire innanzitutto l'applicativo, tenendo conto che sì, perché parliamo di requisiti soggettivi, quelli sono uguali per beni, servizi e lavori, ma quando andiamo sui requisiti oggettivi invece ci sono delle notevoli differenze nella selezione degli operatori economici. Comunque, l'albo, l'applicativo, tiene conto di tutta la sua disciplina codicistica, ma ovviamente tutte le norme speciali che insistono sull'argomento. Quello che ci siamo preoccupati di assicurare con l'uso di questo applicativo sicuramente è il principio di concorrenza, nonché la trasparenza e la pubblicità. Proprio perché non si possa dire in nessuna maniera che in qualche modo le scelte fatte, la selezione di operatori economici non risponda a questi principi che sono proprio i principi cardine del codice degli appalti. E quindi c'è stata anche tutta una serie di preoccupazioni, di insomma soluzioni che abbiamo dovuto trovare per far sì che questo albo fosse conosciuto e conoscibile ai più. Vi dico subito che già sono arrivate da parte di alcuni operatori economici delle richieste di iscrizione a questo albo. Quindi diciamo che miracolo, ancora diciamo non è stato pubblicato niente, però già hanno ventilato l'esistenza di questo albo di fornitori che, come vedrete, insomma, cerca un po' di rispondere a tutte le esigenze delle nostre stazioni appaltanti. Sarà gestito dalla direzione centrale, però poi l'utilizzo sarà fatto a livello proprio di stazione appaltante di direzioni sia direzioni centrali sia direzioni regionali centrali. Degli operatori economici, che è un albo che funziona a livello nazionale. Però gli operatori economici possono decidere di iscriversi anche solo scegliendo alcuni territori, o un territorio solo. Per territorio intendo sempre il territorio regionale. Quindi un operatore economico può decidere di, per esempio, presentare i propri servizi per tutte le direzioni centrali o regionali, oppure decidere di indicare solamente alcune regioni, che ne so, il Veneto oppure la Sicilia, come territorio di preferenza. Detto questo, passo la parola alle colleghe.
Allora, vi rubiamo giusto 10 minuti per darvi una panoramica, come ha detto Valentina. Sì. Io non so se lo conoscete questo come strumento, si chiama è una Zoom Presentation, non è PowerPoint, è Prezi, per chi fosse interessato, e diciamo l'attenzione la vuole catturare perché fa proprio come una telecamera, cioè cerca di entrare nel dettaglio, proprio come una sorta di ingrandimento. Prezi. Sì, ci sono varie, diciamo, cerca diciamo di mantenere viva l'attenzione più che lo scorrere delle slide. Dopo le prime 5 videate l'attenzione. Allora, come diceva Valentina, per realizzare l'albo dei fornitori siamo partiti dalla normativa vigente, è stato istituito un gruppo di lavoro e per realizzare appunto questo regolamento dell'albo dei fornitori, dal quale poi noi da un punto di vista informatico siamo appunto partiti. Il regolamento è stato redatto da un gruppo di lavoro e costituito sia da una componente diciamo amministrativa, giuridica, e sia poi dalla parte tecnica. E l'albo degli operatori economici sarà gestito dalla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali e poi sarà utilizzato da tutte le diverse stazioni appaltanti del territorio. L'albo dei fornitori nasce come ampliamento funzionale di quello che è il portale dei fornitori online. Sono diversi anni che come servizio abbiamo pubblicato questo portale per tutti i fornitori del Dipartimento, attraverso il quale diciamo, i fornitori possono sapere in tempo reale lo stato del pagamento dei loro ordini e di tutto quello che hanno in essere con il Dipartimento stesso. Quindi la nostra idea è stata quella di ampliare il portale dei fornitori online, il FOL, aggiungendo appunto per il fornitore o per un qualsiasi operatore economico la possibilità di iscriversi all'albo. E la domanda di iscrizione all'albo può avvenire esclusivamente online attraverso appunto questo portale e sostanzialmente si suddivide in due fasi. C'è una prima fase di registrazione, una registrazione preliminare, e poi c'è la richiesta di iscrizione vera e propria. Per quanto riguarda la registrazione preliminare, chiediamo all'operatore economico di scegliere le credenziali di accesso, di autenticazione. Sostanzialmente, né più né meno come abbiamo fatto per il fornitore, gli chiediamo un account di posta elettronica che poi utilizzeranno come username. E abbiamo diciamo distinto i casi in cui l'operatore è già registrato al portale FOL e quindi in realtà noi abbiamo tutta una serie di dati e avendolo già nell'elenco dei nostri fornitori e quindi già pagandolo, oppure la registrazione sarà diversa se si tratta di un utente non ancora registrato al portale FOL. Riceverà in questo caso un'email con un link di attivazione, né più né meno come succede diciamo a noi quando ci iscriviamo ad un qualsiasi servizio online. In che cosa consiste la richiesta di iscrizione? La richiesta di iscrizione l'abbiamo diciamo costruito attraverso la compilazione di diverse sezioni. Sono tutta una serie di dichiarazioni che chiediamo all'operatore economico di rendere. Queste sezioni, ora vi facciamo vedere al volo eccola. Sostanzialmente l'operatore economico quello che dovrà fare è riempire una serie di sezioni che vanno diciamo dai dati anagrafici ai dati del dichiarante, tutte le dichiarazioni per l'articolo 80 e per l'articolo 83,
le diverse certificazioni in possesso e per alcune categorie di settori abbiamo implementato quello che abbiamo chiamato i requisiti speciali e specifici. Abbiamo fatto un lavoro con l'ingegner Paolo Massimi per tutto quello che riguarda le manutenzioni e i mezzi di ricambio. Il nostro intento è quello di andare avanti con le specializzazioni, con queste specificità, in modo tale che al momento dell'iscrizione l'operatore economico possa rispondere veramente a quelle che sono le esigenze del territorio, in modo tale che poi in fase di selezione dell'operatore economico la stazione appaltante possa già effettuare una prima scrematura di quell'operatore economico che risponde esattamente ai propri requisiti. Per esempio, per appunto gli abbiamo chiesto le marche dei pneumatici piuttosto che dei pezzi di ricambio specifico. Siamo proprio andati nel dettaglio per cercare di rispondere a quello che erano le esigenze dell'ufficio di mezzi e macchinari. Quindi con questa occasione vi chiediamo anche di renderci, di farci sapere se ci sono alcuni settori di categorie merceologiche che voi magari avete presso il comando la necessità di approfondire, in modo tale che poi all'interno dell'albo noi possiamo chiedere all'operatore economico proprio di dettagliare. E la prima cosa che chiediamo all'operatore economico è quello di specificare qual è la categoria merceologica di riferimento. E come dipartimento non siamo interessati a tutte le categorie merceologiche. La prima attività che è stata svolta anche con abbastanza fatica è stata quello di fare il censimento di tutte quelle attività ritenute di interesse del dipartimento stesso, sempre al fine di realizzare un albo degli operatori economici che possa essere il più adatto a quelle che sono le esigenze appunto del dipartimento stesso. E quindi vi dicevo, l'operatore economico che cosa farà? Compilerà tutte queste informazioni che vi richiediamo e alla fine, in base alle dichiarazioni che ha reso, il sistema gli genera un file, sia in formato PDF per vedere un'anteprima facilmente leggibile, che sia un file in formato XML, quelli uguali a quelli che ricevete su Sipoggi della fattura elettronica. E gli chiediamo di firmare digitalmente questo file e poi di inserirlo a sistema. E il portale dei fornitori che cosa fa? Effettua una rispondenza tra quello che è il firmatario che ha firmato digitalmente il file e il dichiarante responsabile che appunto sta effettuando la registrazione. Inoltre verifica una corrispondenza tra quanto è stato dichiarato a forma, quindi sul sistema, e quello che risulta essere contenuto nel file XML. Se questi due controlli vanno a buon fine, il sistema accetta l'iscrizione e in maniera automatica questa viene protocollata nell'area organizzativa omogenea della nostra direzione centrale, risorse logistiche e strumentali, nell'unità organizzativa che è la CAU, e in maniera sempre automatica viene notificato all'operatore l'accettazione dell'istanza di iscrizione. Quindi non c'è più nessun lavoro aggiunto da parte né del centro né delle stazioni appaltanti di variare in qualche modo l'iscrizione all'albo degli operatori economici, ma viene in un primo momento accettata senza alcun tipo di controllo, ma in maniera automatica, perché i controlli li fa il sistema stesso chiedendo tutta una serie appunto di prerequisiti. Una volta che gli operatori economici risponderanno a questa richiesta di iscrizione, noi avremo mano a mano l'albo che verrà costituito. In maniera del tutto automatica questo albo verrà pubblicato sul sito istituzionale e avendo appunto il discorso che è sì un sito a livello nazionale, ma l'operatore economico potrà specificare su quali ambiti territoriali vorrà lavorare.
E quindi in realtà l'albo degli operatori economici sarà uno suddiviso per tutti quelli che sono gli ambiti territoriali, nonché le categorie merceologiche. Man mano che gli operatori si iscriveranno, noi pubblicheremo l'albo, diciamo, su più viste, sia dal punto di vista delle categorie merceologiche, sia diviso per ambito territoriale. E dalla parte delle stazioni appaltanti, quale sarà, diciamo, tra virgolette, il vostro lavoro? Il vostro diciamo, lavoro sarà quello di gestire in qualche maniera l'iscrizione, oppure diciamo l'iscrizione all'albo dell'operatore, cioè all'albo dell'operatore economico, quando l'operatore economico verrà selezionato a fronte di una particolare gara. Per non aggravarvi ulteriormente e darvi un'ulteriore utenza sull'albo degli operatori economico, abbiamo implementato ulteriori funzioni in SGF. Quindi avrete una gestione dell'albo dell'operatore economico all'interno di SGF con alcune semplici funzionalità. Innanzitutto diciamo, ci sarà una maschera di ricerca che vi consentirà di vedere quali sono gli operatori economici che si sono iscritti, ricercarli o per categoria merceologica o per ambito territoriale e ricercarli anche per quelli che abbiamo chiamato i requisiti specifici. A fronte, diciamo, di un avvio di una procedura di gara, e, così come stabilisce il regolamento, dovrete procedere a quella che è una verifica dei requisiti che l'operatore ha detto di avere, e sostanzialmente quello che voi potreste fare sono tre macro, diciamo, funzionalità. La prima è quella di aprire un procedimento di sospensione laddove l'operatore economico non abbia i requisiti che gli sono stati richiesti. Anche in questo caso lo facciamo tutto tramite SGF, tramite una semplice funzionalità che vi fa colloquare direttamente con il vigilia, quindi né più né meno vi troverete un template, una sorta di email dove voi potrete scrivere un testo, vi abbiamo fornito dei testi con l'aiuto appunto dell'ufficio preposto. E scriverete quindi all'operatore economico chiedendogli, che ne so, la presentazione di determinati documenti. A questo punto, se l'operatore economico, tutto questo è tracciato sul protocollo, così come succede nella lettera d'ordine al fornitore, e l'operatore economico riceverà questa, diciamo, richiesta, e a questo punto, in funzione della risposta che vi darà l'operatore economico, avrete le due nuove funzionalità che vi consentiranno o di revocare la sospensione qualora questa verifica abbia avuto esito positivo, oppure di procedere alla cancellazione appunto dell'operatore economico. Nel caso in cui un operatore venga sospeso o venga cancellato, questa, diciamo, notifica è visibile all'intero territorio, cioè l'operatore economico, nel momento in cui dice io lavoro solamente con il territorio di Reggio Emilia e magari la Toscana, se l'ufficio, la stazione appaltante, la direzione regionale dell'Emilia Romagna procederà a fare una sospensione momentanea o diciamo revocarlo o cancellarlo, anche tutti gli altri lo vedranno, e nel momento in cui lo chiameranno comunque vedranno lo stato dell'operatore economico stesso, perché l'idea è appunto quello di creare, di istituire appunto l'albo degli operatori economici. Per i nostri, diciamo, fornitori, nel momento in cui verrà rilasciato l'albo, sempre in maniera del tutto automatico, gli notificheremo l'esistenza dell'albo degli operatori economici, suggerendogli, cioè chiedendogli appunto di effettuare l'iscrizione, perché se è vero che abbiamo la maggior parte delle informazioni, sono loro stessi però che ci devono fornire tutti quei dettagli che ci servono per completare l'iscrizione vera e propria. Prima fa tutti anche la categoria merceologica. E successivamente l'iscrizione è sempre la stessa. Poi nel momento in cui c'è la procedura di affidamento e quindi si andrà in gara, diciamo, la stazione appaltante ritiene necessario effettuare determinate verifiche, allora tu lì in quel momento ricontatterai l'operatore economico, e se lui ti fornisce altra documentazione per documenti scaduti o quant'altro, allora verrà reintegrata. Quindi,
Infatti, allora, le certificazioni hanno una scadenza sul MEPA. Sì, qui per semplificare al massimo l'attività e quindi non ingolfarci ulteriormente, abbiamo approfittato di una disposizione dell'articolo 36 che prevede che i controlli sull'operatore economico avvengano solamente in fase di post-aggiudicazione, cioè quindi sull'aggiudicatario vengono fatti tutti i controlli. Se qualcosa cambia, cioè da quando effettivamente l'operatore economico si iscrive e la sua iscrizione viene accettata, a quando, cioè cambia, a quando per esempio viene chiamato, è l'operatore economico che ha l'onere di comunicare all'applicativo gli eventuali dati che sono cambiati, perché appunto ci sono varie cause sia di sospensione che di cancellazione dall'albo degli operatori economici, e questo appunto il fatto che i dati comunicati in sede di iscrizione siano stati modificati senza avvisare, senza avvisare l'ufficio che gestisce l'albo, è una delle cause di sospensione quantomeno dall'albo. Se poi in sede di affidamento, anzi proprio di controllo di posta aggiudicazione, risulta che l'operatore economico non ha più i requisiti che ha dichiarato, quello addirittura è un caso di cancellazione dall'albo. Assolutamente sì, viene messo in visualizzazione. Sì, l'idea è proprio quella di creare appunto, come vi dicevo, il prossimo sviluppo in SGS è quello di fare un unico albo a livello nazionale e con una visualizzazione da parte di tutti, di tutta la documentazione, perché l'idea è quella di creare un fascicolo elettronico per ogni operatore economico all'interno del quale va a finire tutta la documentazione che va dal DURC all'iscrizione al registro delle imprese, alle regolarità fiscali e così via, che sia appunto visualizzabile da tutte le sedi territoriali. Esatto, non c'è più diciamo un limite territoriale nell'ambito dell'operatore economico. Ora vediamo anche che tipo di risposta c'è, perché come ha detto Valentina in premessa, in realtà il MEPA dovrebbe essere il primo strumento che si ha a disposizione, per quelli sotto soglia dovremmo attingere appunto all'albo degli operatori economici, dobbiamo sviluppare le procedure di selezione nel principio, nel rispetto del principio della rotazione, ora vediamo ecco man mano. Entro la fine del mese lo dovremmo pubblicare, è tutto tra virgolette pronto, c'è la circolare con il regolamento dell'albo che vi verrà inviato, le maschere dell'SGF c'è qui Franco che fa parte del gruppo di sviluppo, Lucio Gallo che ha realizzato proprio il portale dei fornitori, e, insomma abbiamo il piacere di presentarvi e come? Sì, e noi fornitori li avvisiamo tramite l'SGF, facciamo una serie di notifiche nel momento in cui lo pubblichiamo. Quindi diciamo entro la fine del mese dovreste ricevere tutte, sia diciamo, a livello amministrativo il regolamento dell'albo come funzione, sia la parte relativa ad SGF, che magari non utilizzerete subito, ma man mano che l'albo dei fornitori si creerà, e speriamo. Luca, noi abbiamo terminato, giusto così per darvi... C'era sempre un signore qui a prima fila che ha fatto una domanda. Devo fare solo una domanda. Ma io guarda. Faccio una premessa, no? Da meridionale mi piace lavorare poco. E quel poco possibilmente... Quel poco possibilmente farlo fare agli altri. Allora, no, la domanda è questa. Sì. Forse ve l'avevo già accennato, ve lo chiedo. Sì. Sarebbe possibile inserire anche la tracciabilità all'interno dell'iscrizione? Ve lo dico perché questo ci affrancherebbe soprattutto rispetto all'archivio unico dei fornitori eccetera eccetera, ci affrancherebbe come amministrazione dal dover mantenere aggiornato questa cosa trasferendo questo onere da
da noi allora, nel momento in cui mi dai tutta la grafica altro. E tutti i dati mi dai anche seguito da un dominio valido. Dunque non esiste un controllo, diciamo. Noi lo facciamo con di
diciamo, la cui somma faceva quell'ordinativo, e soprattutto perché la Banca d'Italia non forniva, per problemi suoi di tracciato, non forniva chi era il beneficiario di quello S. Cioè, mi spiego, alla ditta gli arrivava al dipartimento WWF 1240 euro, punto. Quindi non sapevamo né qual era a suo tempo anche Comandi, né qual era il comando WWF, né se quell'importo era la somma di più componenti, e di più fatture, di più ordini che erano stati diciamo, messi in pagamento. Per cui il portale nasce proprio da quella esigenza, cioè di sapere in ogni momento qual è, diciamo, dietro quell'ordinativo di cui ti è arrivato il bonifico, e che oggi, ringraziando Dio, in tempi più brevi riusciamo a dare questa risposta, che poi speriamo nel prossimo immediato futuro, come ci ha promesso il MEF, un po' Pinocchio, che riusciremo a fare anche altro, quindi avere in tempi sempre più brevi. Noi sappiamo esattamente tutta una serie di informazioni che quindi il fornitore può diciamo, accedere in maniera del tutto autonoma e andare a verificare lo stato dei suoi pagamenti. Quindi se, come dice giustamente il collega, ma cambiano i conti correnti come cambiano le mail, come il fazzoletto, e manco ce lo dicono, è chiaro che se tu mi cambi le mail, non solo io continuo a mandarla a quella che tu mi avevi comunicato precedentemente, ma anche quella credenziale non è più valida, perché se tu l'hai cambiata non la usi più, neanche entri nel portale. Quindi credo che questo possa essere, diciamo, uno dei motivi più validi, in modo tale che ci comunicano qualsiasi tipo di variazione, perché voglio dire, è interesse anche del fornitore stesso andare a tenere aggiornate tutta una serie di informazioni che consentono sia a lui che all'amministrazione di avere insomma una risposta in tempi brevi. Sempre per quanto riguarda i produttori, sui dati che c'è tra Sicordio e SGR. Sì. Può entrare in qualche modo anagrafica del beneficiario? Perché? Perché oggi come oggi con noi abbiamo una memoria, diciamo, di ferro, cioè anche di lavori, oppure ci dobbiamo ricordare se quel fornitore sta costruito, se è inserito su SGR ma non su Sicordio, se i dati sono giusti o non abbiamo cambiato, cioè dobbiamo sempre andare a vedere. Vedi Stefano, io forse per me Salmo la penso, ecco, però il problema è questo, lo dicevo stamattina anche con delle colleghe, se voi avete ormai sviscerato di Doge in tutte le sue forme, le sue sfaccettature, ma neanche si Doge e Sky hanno la stessa anagrafica dei fornitori, perché se tu un fornitore ce l'hai su si Doge, perché tu fai l'operatore secondario, non mi rivolgo a quelli del centro, e su Sky non ce l'hai, lo devi inserire, cioè non è che lo puoi acquisire, eppure apparentemente sembrerebbe lo stesso sistema, in realtà sono due mondi diversi e non comunicano neanche all'interno della stessa realtà, che volendo invece chiamata Sicordio chiamiamola MEF. Quindi immagina te, la situazione dei programmi, quello che c'è da sempre. Sapete, quindi io capisco, io l'anagrafica del beneficiario l'avrei fatta sinceramente nel nostro sistema, perché è l'amministrazione che poi alla fine mette il titolo, anche se si coglie il titolare che poi lo trasmette in Banca d'Italia, però sei tu che sai chi stai pagando, e quindi a maggior ragione avresti tutto l'interesse del poterlo. Ora, l'esperienza, adesso ci abbiamo da parlare di un nuovo concetto di impegno, tutta una serie di cose, però l'esperienza degli ultimi due anni penso che abbia insegnato tanto, anche a delle colleghe che adesso magari non so se sono presenti e quant'altro. Sappiate che Sicordio non solo non fa il controllo se il beneficiario sta di qua, sta di là, ma non fa neanche il controllo se il conto corrente è associato veramente a quel beneficiario. E la triste notizia è che non lo fa neanche Banca d'Italia. Quindi ecco perché noi ci raccomandiamo sempre di prendere il dato dalla tua parte. Guarda, mi era venuta questa voglia, perché io so per certo che se tu scrivi Mario Rossi SRL e ci metti il conto di un'altra azienda, l'azienda beneficiaria è quella dell'Iban, non quella dell'intestinale. Quindi è capitato in Toscana, è capitato in altre realtà, quindi voglio dire, è pesante. Certo, quando ci sono i segreti. Che cosa, Roberto? Stavo, non te ne accorgi?
No. No, perché hanno pagato un altro, sono dovuti andare in tesoreria a restituirlo, quindi se l'avesse fatto ce ne sarebbe la cosa. Dottoressa Tisci, posso... No, perché se poi si comincia a parlare delle, dei bug di psicologi, si fanno le 10 di sera. Allora, a carico del funzionario delegato ed anche del, dell'operatore primario relativamente alle previsioni di spesa. Ora, domani con il dottor Italia ripercorreremo tutto quello che è stato detto oggi riguardo il nuovo concetto di impegno e del nuovo concetto di impegno di spesa delegata. E cerchiamo di calarlo bene nel nostro contesto, evidenziando le criticità, cerchiamo di, col vostro aiuto, con chi ci sarà domani, cerchiamo anche di vederlo per le varie tipologie di spesa, no? Perché mentre parlavano i direttori oggi mi immedesimavo nelle varie tipologie di spesa cercando di vederne le problematiche. Adesso pensiamo all'aspetto invece sul quale noi molto probabilmente dovremo dotarci di un supporto informatico che ci consenta di gestirlo meglio. Ed è quindi l'aspetto delle cosiddette previsioni di spesa che il funzionario delegato è tenuto a fare. Questa attività programmatoria che dovrebbe partire... dovrà partire addirittura nell'anno precedente a quello, come dire, di gestione, che dovrà influenzare le previsioni di spesa che l'amministrazione centrale farà e che poi dovrà essere, come dire, manutenuta, perché man mano che parte l'esercizio quelle spese previste si trasformano in spese che si stanno, in obbligazioni giuridicamente perfezionate che si stanno realizzando. È detto così, fila tutto liscio, però poi dopo... su questo perché credo nel mese di sul pezzo su questo nel mese di ottobre dovrebbe scattare l'obbligo per questa programmazione, quindi insomma bisogna programmare. Allora, il primo obiettivo è quello, a mio giudizio, di non fare due volte delle attività, perché, come dire, originano e anzi sono destinate a finalità diverse, ma di coordinarle. Quindi una base di partenza per le nostre previsioni di spesa, la base delle quali poi gli ordinatori primari faranno l'impegno di rete, all'interno del quale poi faranno gli accreditamenti, e una base di partenza può essere rappresentata proprio dalle funzionalità legate alla programmazione delle spese sopra i 40.000 euro che sono in fase di avanzata realizzazione su SGF.
delle quali, sulle quali pensavo di invitare Antonio Panza a spiegarle brevemente, perché ne è stato uno dei... Sì, vieni. Come state già facendo probabilmente presso le direzioni regionali, presso i comandi, perché questa idea della programmazione gira già da un po', e noi ci siamo, come Emilia Romagna, ci siamo attrezzati già da un po' con fogli di Excel per cercare di cominciare veramente ad indirizzare la spesa e di dare un senso a tutto quello che abbiamo fatto, perché diversamente continuare a fare come facevamo, cioè distribuiamo soldi così, forse tanto valeva lavorare come lavoravamo prima, no? Quindi diciamo arrivare a una programmazione, e quindi già da tempo si stava discutendo, era una delle cose che andava integrata, diciamo andava sviluppata con tutta la calma necessaria quando abbiamo sistemato le cose più urgenti, andava sviluppata all'interno della riduzione dei centri di spesa. Sostanzialmente l'idea è molto semplice: i comandi all'interno dell'applicativo SGF si inseriscono tutte quelle che sono le necessità, e presumibilmente tutte quelle che hanno le necessità che hanno. Dovrebbe essere fatto un filtro dalla direzione. Nel momento in cui vengono in qualche modo validate, la sto dicendo in maniera molto semplice, viene fatta una valutazione, quindi quello che si decide di validare viene validato e inviato agli uffici centrali. Gli uffici centrali, sulla base di quelle che sono le loro disponibilità e di quelle che sono gare che intendono mettere in piedi, decideranno che cosa utilizzare, come... Questa è l'idea, poi tutte le proposte sono ben accette, tutte le critiche sono ben accette, e costruttive ovviamente. E quindi il Dipartimento deciderà che cosa, facciamo un esempio, arrivano la richiesta da tutte le direzioni di acquistare motoseghe, dico una cosa banale, le motoseghe verranno acquistate, dovrebbero essere acquistate con gare a livello nazionale, mentre il resto delle risorse verrebbe distribuito sulla base di quelle che sono le minuterie, diciamo, o lì dove si ritiene, si valuta non opportuno fare delle gare nazionali. E ovviamente detta così è semplice, perché c'è bisogno di uno sviluppo informatico, c'è bisogno della disponibilità a livello centrale a fare poi quelle che sono le valutazioni delle gare, e soprattutto io lo rilancio qua, una riflessione va fatta effettivamente anche, insisto un po', sulla possibilità di integrare queste nostre procedure anche col pack web, col consegnatario, perché penso che ogni processo di programmazione debba partire anche dal sapere esattamente quello che abbiamo in carico, perché se chiediamo 10 motoseghe dobbiamo saperne se in magazzino prima di averle, ma questo dico diciamo a vantaggio del Dipartimento, cioè sapere effettivamente quali sono le disponibilità, perché aiuterebbe anche il Dipartimento a valutare se è il caso o meno di prenderne 15, 20 o 500, oppure non prenderle proprio. Quindi, se ho capito bene, l'idea potrebbe essere quella di sfruttare lo strumento della programmazione, che è un obbligo per le spese, usarle per tutto con lo stesso meccanismo. Con lo stesso meccanismo, questo sarebbe un'idea. A questo punto potremmo far vedere, proiettare, perché avrete letto sulla circolare che abbiamo mandato a luglio, che si gogge, predisporrà delle apposite funzionalità per gestire questo documento programmatorio. Noi, grazie alle buone intrature della dottoressa Ricci con Sicogge,
abbiamo avuto ieri pomeriggio in anteprima un template, dicono quelli, non so che significa, lo dico anch'io, un template perché l'intenzione di Sicoge, che ci ha detto anche nella riunione che abbiamo avuto, è quella di caricare, diciamo, un foglio Excel su Sicoge, e noi questo, diciamo, bozza di foglio Excel che Sicoge intende preparare, ce l'avremmo, ci è stata data ieri pomeriggio, e quindi possiamo parlare su qualcosa di... Ora, ovviamente questo, cosa potremmo fare noi? Potremmo lavorare sul nostro sistema che produce quel file Excel che poi viene caricato su Sicoge. Prima lo vediamo, poi ci facciamo qualche riflessione. Nel frattempo che lo mostriamo, no? Eccoci, ci siamo. Questo sarebbe, come dire, almeno al momento, perché ovviamente le implementazioni su Sicoge sono in piena attività, quindi, come dire, possono subire delle modifiche, però, diciamo, questo sarebbe quello che loro pensano noi dovremmo compilare e caricare. Allora, ma non è tanto questa prima... Sembrerebbe banale, ma in realtà secondo me nasconde dell'osco. Cioè, nel senso che chiaramente questo è per ogni amministrazione, quindi per ogni funzionario delegato, questi chiaramente sono dati del MEF, no? Immaginate il codice del funzionario delegato, il vostro capitolo piano gestionale e l'importo, ok? Dopodiché però in questa seconda tab ci sono una serie di parametri da inserire che mi sembra che non siano così generici come in realtà in prima battuta ci avevano fatto intendere, ma mi sembra che siano abbastanza dettagliati e puntuali, non solo. Sicoge pretenderebbe in fase di programmazione di sapere quelli che sono stati assunti da quelli da assumere e addirittura indicando il beneficiario, la partita IVA, la procedura se Consip, il CIG, il nome del contratto, l'importo e la pluriennalità. Beh, ovviamente alcuni dati saranno compilati se sono già assunte. Allora, il problema è appunto, cioè la mia domanda al tecnico di Sicoge era questa, dico guarda se hai qualcosa sotto mano, dico perché domani avremo appunto un incontro con il territorio, io vorrei fargli capire insomma quali sono più o meno le caratteristiche che uno si aspetta nella programmazione del funzionario delegato. Faccio la stessa riflessione che forse... magari è stata già fatta, no? Da una parte si dice bisogna al 1 gennaio 2019 vanno caricati per capitolo piano gestionale tutte le programmazioni dei funzionari delegati, poi sotto però appunto si dice l'impegno di rete si può prendere, cioè l'amministrazione centrale può decidere di prendere perché questa non è vincolante ma è una base, quindi si capisce bene se poi alla fine questa seconda parte va compilata e fino a che punto, perché questo è una bozza. Per quello che ho capito io, secondo me alla fine invece vorrebbero andare nel dettaglio. La cosa che mi lascia perplessa è questa, è la... Tanto è inutile, cioè le mie critiche a Sicoge sono queste, perché il fatto di aver fatto questa programmazione, se per caso fosse già poi alla fine riutilizzabile su Sky, uno direbbe beh, ho lavorato,
però insomma alla fine mi ritrovo i contratti, non parlo magari dopo. Ma io credo che questa cosa qui sia proprio asincrona, cioè sia attaccata lì, che poi però va oltretutto manutenuta. Ora, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che sembra che noi ce la possiamo, a livello di funzionario delegato, cavare appunto andando a riempire questo modello e caricandolo con delle funzionalità che ci metteranno a disposizione direttamente su SICOGE. Allora, mi riallaccio un attimino però agli operatori centrali, no? Che sono anche qui presenti. Che cosa succede? Stiamo implementando, cioè stiamo rafforzando quella maschera che una volta si chiamava il quadro del funzionario delegato, no? Il quadro FD, che serviva, se ben vi ricordate, per tipizzare quali erano i funzionari delegati a cui voi avreste fatto degli affidamenti su quel capitolo. Una volta aveva un senso perché essendo i funzionari delegati tutti i comandi e non avendo tutti i comandi le stesse specificità, ci sembrava era stato un supporto dato per far decidere su ogni capitolo PG a quali funzionari avresti fatto gli accreditamenti, e le liste di accreditamento erano strettamente collegate al quadro FD, perché se tu avevi indicato 7, 8, 10 funzionari delegati nel tuo quadro generale, quando andavi a fare la lista di accreditamento ti apparivano solo quei 10 che erano stati notificati. Ora è chiaro che nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, questa funzionalità su SGF ha perso proprio il suo valore, perché tanto i funzionari delegati sono 22 e tipicamente su alcuni capitoli di spesa quando fate gli accreditamenti li fate a tutti i funzionari delegati, quindi indistintamente questa specificità diciamo propria di ogni capitolo PG si era completamente persa. Cosa che oggi invece mi ritrovo a dover diciamo fare un restyling, no, di questa funzionalità, perché può tornare comodo proprio per fare questo tipo di compilazione, no? Perché in effetti io da quella maschera al centro, dopo aver ricevuto, come giustamente diceva Antonio, come stiamo tentando di disegnare questo processo che io ho già condiviso con un paio di voi che stanno e che lavorano al centro per capire se poi questo giro potesse funzionare, cioè dare un senso a tutto questo, potrebbe diventare invece lo strumento con cui andare a definire per ogni capitolo piano gestionale la rete dei funzionari delegati, cioè per poi avere la possibilità di prendere questa veramente come base per poter fare l'impegno di rete. Per quanto riguarda invece l'impegno di rete, io adesso vi metto diciamo a conoscenza di quello che poi ho condiviso anche con i colleghi, di quello che a tutt'oggi SICOGE ci ha tra virgolette rivelato in maniera informale, perché sul portale non sono ancora uscite le novità riguardanti l'impegno di rete. Dovrebbe essere alla fine di questa settimana, mi hanno detto alla fine della scorsa, però insomma si sa che i tempi sono un pochino sempre biblici, perché loro, anche loro stanno ragionando su alcune cose. L'impegno di rete in realtà è fatto proprio così, cioè è un impegno che ha una parte diciamo tra virgolette di decreto e poi ha la clausola. Alla clausola fatta alla rete dei funzionari delegati, e poi quello è il beneficiario, è rete dei FD. Il problema che emerge è che stamattina non ho fatto nessun tipo di osservazione, ma almeno da quello che mi hanno dato, è che in realtà dietro questa clausola ci sarà da riempire esattamente tutta la rete dei funzionari delegati con i singoli quote di importo della clausola. Quindi il fatto che poi diciamo il dirigente del MEF diceva sì, però la riduzione dell'OA è semplice perché ritorna nell'impegno e quant'altro, in realtà io non la vedo proprio un atto immediato, a parte giustamente abbiamo detto ci devono essere presupposti per ridurre l'OA, perché sinceramente poi vediamo a fine dell'anno prossimo chi si autoriduce l'OA, però al di là di quello. Sì, però di là di quello, questo meccanismo in realtà non è immediato, almeno da quello che ho capito io fino ad oggi, poi speriamo di smentirci anche domani, in realtà costa di 3 operazioni contabili, costa della riduzione dell'OA della Banca d'Italia, costa che torna sull'impegno, sulla quota parte, e va fatta una variazione di impegno a importo zero per cambiare una quota da un funzionario delegato a un altro. Ora, queste operazioni a tutt'oggi sul SICOGE, i colleghi, no, Andrea mi sarei andato via e quant'altro, però ci sono
altri personaggi che hanno avuto il piacere di fare variazioni di impegno o variazioni di beneficiario, a tutt'oggi costano qualche giorno, se non settimane, di andirivieni, di titoli scattati, variazioni che non passano, PN in più, PN in meno. Cioè, se questo deve essere lo strumento del, diciamo, quotidiano della gestione dell'impegno di rete, sinceramente in questo momento c'è un po' di sofferenza, però aspettiamo queste regole, magari è molto più semplice, veramente poi diventa quasi banale per attuarlo, e quindi io mi rimangio volentieri tutto quello che dico. Purtroppo l'esperienza insegna, cioè qui lo so che Luca ride, però c'è Isabella che potrebbe darmi una mano, oppure l'ingegner Marcella che ci abbiamo messo un mese e mezzo per fare una variazione con una clausola futura. Questo è quello che ci aspetta nel 2019. Cioè, siamo tornati al, diciamo. Lo so, però in realtà fanno dette, perché lo sai Luca che cosa è? Qui abbiamo un territorio, no? Che giustamente poi io sento quotidianamente, magari qualcuno lo conosco, qualcuno solo per voce telefonica. Mi dispiace che negli ultimi anni l'informatica, invece di dare un supporto, soprattutto in questa integrazione con Sicogio, dia un impedimento. E questa è una cosa bruttissima, soprattutto per chi fa il mio mestiere, che non è il vostro, ma sicuramente è il nostro, dove praticamente invece di ottenere un successo ottieni semplicemente tutta una serie di paletti a cui la gente si disamora e non sa più se è giusto quello che sta facendo, cioè se è l'utente che sta sbagliando, se l'applicativo che non risponde a quell'esigenza. Questa protezione ai malfunzionamenti è veramente pesante da gestire, e ve lo dico perché siamo, ecco, ci vedete qui, siamo quattro gatti a gestire. Ecco, allora lo devi fare su due sistemi diversi, non ti consente di fare le stesse cose, quindi queste cose, siccome c'è un cambiamento veramente importante, secondo me devono essere assolutamente condivise con tutti, cioè cercare di capire quali sono veramente le difficoltà oggettive. Secondo me per il funzionario delegato, al di là della programmazione e dell'impegno di rete, fra virgolette cambia poco, a parte il fatto di inserirvi 65.000 titoli a mano come avete fatto lo scorso anno, e su questo Sicogio aveva dato delle grandi promesse che però purtroppo credo che si rimandino tutte all'anno prossimo, perché in questo momento sono oberati, come lo siamo tutti, per i nuovi cambiamenti sull'impegno. Quindi diciamo che a tutt'oggi abbiamo solo questo template, la prima parte sarebbe quella che noi ci auspicavamo che fosse, cioè individuare solo un importo che poi possa venire da una programmazione dettagliata come vorremmo fare con Antonio, oppure una programmazione diciamo più o meno presunta che potesse essere più o meno questo, che consentiva all'operatore primario di avere una ricognizione su tutto il territorio e che però non scendesse in questo livello di dettaglio. Il livello di dettaglio un pochino mi preoccupa, a meno che pure qui non si riesca a trovare diciamo una forma di aggiornamento abbastanza semplice, perché se io ogni volta mi immagino che fate un ordine d'acquisto, dovete andare a aggiornare il file, che lo dovete caricare su Sicogio, non lo so, potrebbe diventare oneroso. Se questa invece è una programmazione semestrale o annuale, uno bene o male in qualche modo se la può cavare. Noi cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni di supporto. Fino a dove arriviamo, ben venga, siamo disposti ad avere suggerimenti oggettivi che vengono poi dalla vostra manualità, dalla vostra quotidianità, che magari certe volte a noi potrebbe sfuggirci, perché non possiamo arrivare sempre dappertutto, cioè le nostre cognizioni sono chiaramente condivisibili con tutti. Questo momento serve proprio per riflettere e cercare di capire se questa cosa che ci hanno proposto da ieri pomeriggio in poi possa avere diciamo una... perché noi stiamo costruendo un processo insieme a Luca, insieme a Antonio, insieme ai colleghi. Date dei suggerimenti su come magari ve la siete immaginata questa programmazione. Approfittiamo di questo momento di buco. Allora, il giro come sarebbe? Allora, diciamo così,
adesso disponiamo di questo. Per determinate voci di spesa si conosce lo stanziamento che è stato dato e io ipotizzo che dal libro dei sogni che si fa in prima battuta c'è un primo aggiornamento, ovvero bisognerà conformarsi a quello che potranno essere le risorse disponibili. Certo, per fare questo, e qui vengo a quello che diceva Francesca, l'ufficio centrale dovrà emettere farà un impegno di rete, cioè stabilirà che quota di stanziamento ne potrà fare uno più di uno. Adesso sono metodi che dovrà piano piano affinare. Mettiamo che, proprio perché stiamo in questo delirio programmatorio, mettiamo che stabilisce già inizio d'anno quale sarà la quota del suo stanziamento che destinerà ad accreditamenti globale. E ammettiamo pure che disponga già di tutte le risorse, cosa peraltro non tutt'altro che comune. Quindi stabilirà un impegno di rete complessivo per tutti i funzionari delegati, e a questo impegno di rete allegherà un elenco di funzionari delegati con delle somme. Ovviamente, diciamo la verità, un ritorno al funzionario delegato che ha fatto la programmazione bisognerà che l'ufficio centrale glielo dia, cioè nel senso che in qualche modo, se come dire cerchiamo di programmare le nostre spese, il funzionario delegato dovrà sapere del fabbisogno che ha proposto, in quale quota verrà finanziato. Questo non è scontato, perché oggi alcuni uffici forniscono indicazioni con delle note sul budget semestrale, annuale che intendono riservare ai funzionari delegati, ma non vale per tutti, capito? Questo forse me lo sapete dire meglio voi. A me risulta che solo alcuni uffici usino questa procedura. Io ritengo che con questo assetto bisognerà pur dire al funzionario delegato: guarda, nell'anno disporrai, sia pure con un margine di approssimazione, di modifica, di implementazione, bisognerà pur dire, disporrai di tot. Intendo metterti a disposizione tot. E questo dovrebbe portare a una prima attività manutentiva di questo primo programmazione, che immagino possa essere quella di defalcare, ridurre alcune spese da fare perché non sono più finanziabili. Poi ipotizzo che nel corso della gestione queste spese da previste si realizzino, cioè alcuni campi che immagino nella prima programmazione non possono essere riempiti, poi cominciano a essere riempiti perché le obbligazioni giuridiche sorgono e si capisce anche in che anno vengono pagate, perché forse non l'abbiamo scorso fino in fondo, però c'è una sequela di annualità, vedete? C'è una sequela di annualità. Dovremmo realizzare la piena integrazione con queste cose. E quindi ci dovrà essere un aggiornamento. Una serie di aggiornamenti. Insomma, la faccenda appare abbastanza complessa per gestirla senza qualche automatismo.
Mettiamoci poi, e questo era come dire così, il disegno lineare, mettiamoci poi, facciamo un esempio come dire abbastanza conclamato, la principale voce di spesa di spesa corrente per l'acquisto di beni e servizi del Dipartimento è il capitolo per la gestione degli automezzi, dove per molti anni, in conseguenza dei reiterati tagli di bilancio che ci hanno fatto, avevamo questa situazione iniziale. Sapevamo che avremmo avuto nel corso dell'anno un fabbisogno intorno ai 55 milioni di euro e disponevamo di meno di 20 milioni. E tutta l'attività dell'anno era incentrata sul fatto di reperire il prima possibile delle risorse per arrivare a finanziare quel budget di 55 milioni che è sostanzialmente prioritario rispetto a quasi tutte le esigenze, le altre esigenze di spesa corrente. Ora siamo saliti come stanziamento iniziale, mi sembra stiamo sopra i 30, qui c'è la vestale del capitolo, la collega Tiziana Del Gaudio, e ci sentiamo dei signori, insomma, no? Perché, però questo vi fa capire che quello che loro hanno delineato stamattina è complesso, perché è anche quello che ho detto prima, è complesso perché come fa l'ufficio dell'ingegner Massimi, e lo ringrazio che è presente in questo momento di riflessione, a dire ai funzionari delegati che nel corso d'anno gli farà un accreditamento di tot se questa risorsa non ce l'ha? Ci sarà bisogno che un altro ufficio, segnatamente il nostro, come dire, gli dica: guarda, tu non hai questa risorsa, cosa che peraltro facciamo, tu non hai questa risorsa, però te la procuriamo, quindi, e te la procuriamo con determinate tempistiche. Tempistiche che alla luce del nuovo concetto di impegno forse non potranno più essere nemmeno quelle attuali, ma dovranno essere tutte anticipate. A quel punto lui potrà dire: io ti sarò in grado di accreditarti questo, e su quello si lavorerà sul dettaglio, ma come capite è una operazione complessa. Tra l'altro anche le tempistiche di accreditamento dovrebbero essere, come dire, il più possibile rispettate, perché poi sulla base di questo il funzionario delegato pone in essere delle obbligazioni che conta di pagare in un tempo, come dire, non sforando i limiti, no? Tra l'altro parrebbe che l'attenzione sulle tempistiche di pagamento stia diventando sempre più forte, perché ci dicevano la Ragioneria Generale dello Stato sulle tempistiche di pagamento, sul non rispetto delle tempistiche di pagamento dei fornitori, rischiamo l'infrazione, di andare in infrazione europea. Quindi anche questo è un altro elemento. Quindi quanto, quando, francamente è complicato. Quindi io onestamente sì, tendo a pensare che questa sarà la strada, cioè chiedere ai funzionari delegati di fare una programmazione, poi però bisogna studiare qualche automatismo, perché questa cosa si aggiorni da sola. Tende ad aggiornarsi, perché altrimenti replichiamo. I colleghi degli uffici centrali lo sanno, replichiamo la modalità cronoprogramma, perché poi in realtà questo tende pericolosamente ad assomigliargli, no? Nel senso che è un adempimento che va fatto, come dire, a margine delle attività, bisogna entrare nel cronoprogramma, tenerlo costantemente aggiornato, quando in alcuni casi potrebbe aggiornarsi da solo. Quindi io penso che un supporto informatico da questo punto di vista sia necessario per gestire le obbligazioni in essere.
cioè che man mano vengono a formarsi per, come dire, eliminare quelle che da previste diventano realizzate in corso di realizzazione. Prego. No, cioè... però questa è un'operazione che caspita. Allora, beh, io innanzitutto ho saluto tutti quelli che conosco. Questo incarico sui mezzi e sulle attrezzature mi ha guidato per entrare meglio nel settore. Ho scoperto oggi parole tipo, credo che le parole fondamentali che stiamo trattando sono sicuramente impegno, no? Nella versione diversa, sicuramente esigibilità, sicuramente la parola programmazione. La programmazione è alla base di tutto questo discorso, perché anche sulle famose spese di manutenzione dei mezzi noi innanzitutto già la facciamo, nel senso a livello di ordinatore di piano di spesa questa cosa viene fatta, e viene fatta nella maniera più intelligente possibile, ossia sulla scorta delle spese degli anni precedenti. Quindi tutto il capitolo viene già dato alle direzioni in funzione di quelle che sono le spese sui mezzi degli anni pregressi. È chiaro che magari non bastano, perché magari ci sono cose che succedono, mezzi che invecchiano, situazioni emergenziali, di tutto. Però è anche vero che lo strumento per superare questo è la programmazione. Perché proprio andando, questa tabella che ci ha mostrato la Tisci adesso, no? Sì, sicuramente andrebbe utilizzata con dei sistemi di autoaggiornamento, sono d'accordo anch'io, però se ci fate caso è proprio quello che ci serve, e quello che dovremmo fare, tenere come schermata principale del nostro lavoro, sarà una cosa simile a quella. Io per fare la programmazione di tutte le esigenze del Corpo Nazionale sui mezzi, attrezzature, imbarcazioni, tutto meno che gli elicotteri, ho fatto una cosa così, di questo tipo, col foglio Excel. La cosa che dobbiamo superare però, e lo dico a voi che sicuramente sarete più coinvolti in prima battuta sulla programmazione, anche con i direttori o con i comandi, è il fatto di fare ancora i libri dei sogni. Nel senso, la programmazione non vuol dire chiedere tutto e di più, vuol dire fare delle proposte misurate, circostanziate, programmate, vorrei dire anche progettate. Perché anche la manutenzione del mezzo è un progetto, non è chiedere un preventivo al primo gommista o al primo meccanico che sta fuori la caserma. Perché? Perché se facciamo preventivi tutti quanti da 3.000 euro invece che uno da 50.000, abbiamo fatto frazionamento della spesa. Se non applichiamo magari una procedura aperta con magari l'offerta probabilmente più vantaggiosa, come stiamo facendo per la torrimessa centrale adesso, che vale più di 100.000 euro e che potrebbe essere fatta tranquillamente in direzione o presso i comandi provinciali, così possiamo arrivare a programmare la spesa e avere contezza di questioni di numeri grossi, perché ormai la direzione tratta numeri grossi. E non è possibile che quando poi arrivano le richieste dei comandi vengono rigidate la direzione all'ufficio centrale come accreditamento straordinario. Perché non è programmazione quella, è buttare il sasso dall'altra parte dello stagno. E invece questo con la programmazione non sarà più possibile. Quindi secondo me, proprio lavorando insieme, io ho fatto uno sforzo enorme proprio su questo argomento.
però l'ho fatto senza sapere che sarebbe uscito fuori tutto questo macello, però è positivo, nel senso che tutta questa costruzione ci porterà a guidare la spesa in maniera più vorrei dire professionale nel senso amministrativo e tecnico. Ho detto prima amministrativo perché, nonostante sia un ingegnere, do molta rilevanza agli aspetti amministrativi, giuridici e contabili, soprattutto di alto livello come quelli che trattate voi. E questa è la soluzione, perché senza una buona gestione, senza l'aiuto vostro ai direttori e ai comandanti, non si va da nessuna parte. Quindi io sono ottimista invece, perché alla fine ci riusciamo su questo percorso di capire quali sono le spese del 2019. Non dobbiamo andare verso i residui. Ce l'ha spiegato oggi qual è il discorso, ce l'ha spiegato Luca, ce l'ha detto poi giustamente Antonio, ce l'ha spiegato il direttore Parisi sul discorso dei residui che poi vanno persi, perché vanno a diminuire i fondi dell'anno successivo, no? Di fatto è il primo insegnamento che io ho ricevuto da una ragioniera che è in pensione, che mi ha detto i residui fanno diminuire poi l'anno dopo la disponibilità dei fondi, no? Chiaramente. E quindi è tale qua la prima, però è più nascosto, è un po' più velato, sicuramente con più responsabilità, perché quando si dice l'amministrazione fatti residui, l'amministrazione è il Ministero dell'Interno, quindi è molto più tosto di prima, dove il residuo lo faceva il comando, lo faceva scuola, lo faceva SFO, lo faceva Capannelle, insomma Lisa, adesso lo fa il Ministero Interno, quindi la cosa è un po' cambiata. E poi ecco, insomma, io mi sento dire questo: i fondi noi lavoriamo programmando, però secondo me l'integrazione con le direzioni, anche nella programmazione delle cose più importanti, anche da affidare grosse fette del capitolo direttamente alla direzione, è la strada sul quale dobbiamo sentirci, chiaramente anche voi direttori, insomma tutti quelli che si impegnano, i tecnici pure che la seguono, per riuscire il primo anno a navigare, insomma, magari con qualche difficoltà in più rispetto all'anno scorso, però mi sembra che alla fine questo ci aiuterà più a fare più cose, ma soprattutto a capire quali cose ci possiamo permettere rispetto a quelle che sono richieste di tutti i tipi, che voi conoscete, vengono fatte e che poi non trovano finalizzazione, perché chi le propone non ha questa mentalità che voi avete, che io ho, che loro hanno, di essere concreti rispetto ai soldi che c'hai. Perché insomma, tutto sommato, qua stiamo parlando di comprare le cose quando c'hai soldi in mano. Cioè, come facciamo a casa? Se uno ce l'ha, se le compra le cose, se non ce l'ha, non le compra. Quindi piano piano anche chi fa i voli più pindarici si dovrà confrontare con questo modo di ragionare. Paolo, volevo farti una domanda. Presupponiamo che arrivare, come dire, a definire la somma che tu puoi finanziare. Ma per le direzioni? Diciamo che sicuramente sull'ordinario, se parliamo di capitoli, non so, rimaniamo sempre sui capitoli dei mezzi o del navale. Io mi riferisco soprattutto sulla manutenzione del mese corrente, ma noi già destiniamo tutti i soldi alle direzioni, nel senso il capitolo viene dato tutto alle direzioni, cioè non c'è nulla che non viene suddiviso in base appunto al numero di comandi, al numero di mezzi, al numero di unità navali. È chiaro che c'è anche poi il capitolo straordinario, quindi anche il discorso di potenziare, ma considerare alcune riparazioni come aumento del valore del patrimonio. Con quelli di investimento,
No, certo, lo so. No, ma io mi riferivo come l'elemento che ti potrà far dire la direzione X a segno tot, premesso che tutte avranno chiesto molto di più. Beh, sì. E come anche giusto, no? Perché la prima programmazione è giusto che i funzionari delegati, come dire, rappresentino un quadro ottimale, cioè se tu mi dai questo io mi metto a posto. Sì, per quanto riguarda, noi abbiamo un duplice tavolo, insomma, di discussione, di scelta, insomma, dei finanziamenti. Noi trattiamo fondi che affrescono una parte di forse logistica e strumentale e una parte della direzione per l'emergenza. Noi di solito, per quelli che riguardano direttamente i corsi logistici strumentali, faccio l'esempio delle APS, le botti, insomma, le autoscale, così, lì siamo in grado di fare un acquisto nazionale da suddividere poi in base alle esigenze di soccorso, le esigenze di anzianità, le esigenze vetustà dei mezzi che ogni comando ha, ogni direzione ha. Noi parliamo sempre con le direzioni poi, nel senso che noi come interlocutore ci abbiamo direzione, nonostante i comandi ci chiamino continuamente, perché poi insomma è anche giusto che sia così, no? Sì, perché è giusto che sia così poi, perché insomma la storia nostra è questa, non è che non possiamo cambiarla nel giro di pochi mesi, no? Quindi ci metteremo magari in tanti anni, ma diciamo lo strumento, il sistema organizzativo adesso è uffici centrali, direzioni. Per quanto riguarda le spese nostre ragioniamo così: se poi abbiamo da fare delle spese che afferiscono i mezzi che ci vengono chieste dalle direzioni, noi ragioniamo in funzione del tipo, proprio dell'oggetto, del tipo di richiesta, del tipo di proposta, del tipo di capacità anche della direzione a spendere, a fare delle gare oltre i 40.000, cioè gare sopra soglia. E lì li finanziamo anche volentieri, nel senso che è necessario fare le cose insieme, perché noi altrimenti non arriviamo a far tutto. Per quanto riguarda invece le cose più strane che ci arrivano dai comandi, che però afferiscono al settore della direzione centrale per l'emergenza, lì noi passiamo sempre per un discorso di parere della direzione emergenza, se quella spesa è autorizzabile o non è autorizzabile, proprio perché in sinergia con chi gestisce l'emergenza andiamo a vedere se è necessario quel mezzo particolare, quell'escavatore, quel pick up per i SAF o piuttosto che per i sommozzatori o quello che viene in mente, acquisendo dei pareri della direzione dell'emergenza. Come chiaramente Luca dice, la coperta è corta, però cioè non è infinita, però in questo c'è una programmazione che è implementabile, scalabile, che noi, come diceva Luca, a ottobre, ma possiamo, diciamo, quella tempistica che ha dato Luca è quella che è richiesta dal programma biennale degli acquisti. Noi ce l'abbiamo biennale per le forniture, mentre per altri settori è triennale, per i lavori è triennale, per l'informatica è triennale, insomma noi ce l'abbiamo invece biennale, quindi 2018-2019. Però questa cosa è scalabile, nel senso che basta una nuova proposta del direttore centrale, che è pubblicato sul sito e diventa un nuovo programma della direzione centrale della risorse logistiche strumentali. Così come adesso quest'anno, attenzione, perché da quest'anno cambia il discorso della programmazione, perché è uscito un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici che dà indicazioni su come fare la programmazione nuova. Quindi nel 2019 questa cosa sta passando un po' in sordina, ma per fare la programmazione ci si dà un nuovo modello che è molto simile a un foglio Excel, però non è molto difficile, diverso da quello che voi trovate pubblicato sul sito. Io diciamo, se voi andate sul nostro sito, vedete la pubblicazione che abbiamo fatto noi come ufficio, che è in formato Excel, è una tabella. Prima la facevamo discorsiva, cioè con un testo, adesso l'abbiamo fatta a forma tabellare per tirarci avanti. Quel sistema potrebbe essere usato anche dalle direzioni, senza problemi, senza difficoltà, ma soprattutto può essere aggiornato e implementato, se tolgo una cosa e ne aggiungo altre due.
L'importante però è che il primo passo per comprare una cosa è metterla in programmazione. Tant'è io tutte le lettere che faccio alle direzioni su importi grossi, grossi intendo 250.000 euro per comprare una cosa, 100.000 euro, importi di questo tipo che facciamo, ci scriviamo sempre di effettuare la programmazione, modificare la programmazione, proprio per tutelare anche il direttore regionale che deve fare quel tipo di, deve affrontare quel tipo di contratto. Non so se ho risposto, ma... Allora, in parte sì, nel senso che io volevo portarti su un argomento, cioè che poi in qualche modo la dottoressa Maio ha... credo fosse la dottoressa Maio che ne ha parlato, era la dottoressa Donato. Cioè, è che l'operatore primario, per poi suddividere questi quattro soldi e farlo in un modo... Ecco, tu hai... sostanzialmente ha indicato un criterio, la capacità di spesa, no? Cioè, cioè io do i soldi a chi ha dimostrato di saperli spendere, e questo è un elemento che ha significato. Poi ovviamente immagino che ce ne siano altri, no? Le dimensioni... No, la spesa sì. Storica, perché la, ho detto prima la spesa storica, che la spesa è, che storica. È principale. Poi anche qualcosa in più a chi ha capacità di spendere. No, ma no, no, garantiamo... no, ma infatti intendo dire che stamattina si è fatto un fugace accenno agli indicatori, no? Certo. Agli indicatori, che invece secondo me dovrebbero essere l'elemento centrale. Cioè, per come la vedo io, ma non so se la mia opinione si affermerà, dovremmo convincere l'Ufficio Centrale del Bilancio che le nostre ripartizioni per quello che riguarda gli accreditamenti si fondano su degli indicatori, perché è il sistema più giusto, nel senso che un indicatore, non solo uno ovviamente, no? Perché tu potresti fondarti sull'estensione territoriale, sul numero di mezzi, sulla vetustà dei mezzi, no? Pensa alla voce gigantesca del carburante, no? Ma quella un po' meno, perché adesso per fortuna con le confische un po' se quella voce è significativa fino a un certo punto, perché con le confische abbiamo regioni che vanno fortissime col carburante confiscato e ne siamo grati a quelle regioni, perché aiutano poi tutto il corpo nazionale. Però gli indicatori sono tanti e si possono anche aumentare, nel senso che, come diceva Luca, si può... Cioè, nel senso che noi potremmo arrivare a dire all'Ufficio Centrale del Bilancio, perché sono stati proprio loro stamattina a farne un cenno, guarda, noi sì, realizziamo una programmazione, cioè per carità, poi per le spese, no? Ci sono degli obblighi di legge, poi sostanzialmente noi ci fondiamo nella distribuzione delle nostre risorse su degli indicatori, che è un meccanismo che mi sarebbe piaciuto che la norma indicasse, no? Invece la norma si rifà a un fabbisogno di spesa, ma fabbisogno di spesa, come dire, dovete pensare che noi siamo una delle poche amministrazioni in cui gli uffici centrali, come dire, possono fare un'analisi della spesa che viene fatta sul territorio, perché in quasi tutte le amministrazioni centrali dello Stato informazioni in questo senso non ne hanno, quindi il fabbisogno diventa l'elemento. Ma come fai a valutare, soprattutto se puoi accontentare tutti, beh, insomma, sarebbe, no? Però come fai a quel punto a valutare, no? Ti rifai alla spesa storica, che poi è il principale, come dire, che però non è giusto di per sé, no? Non è giusto di per sé, perché... Ma io vi faccio soltanto un esempio per farvi capire come è giusto quello che dice Luca. Per l'evento di Genova, del ponte di Genova, mi è arrivata a me una lettera dicendo qual era il fabbisogno economico per coprire le spese di quello che era successo a Genova. Io la prima cosa che ho fatto è ho chiamato una persona che sta qui in aula, che sta alla direzione, e gli ho chiesto come stavano le cose. Perché non ho... E poi ho chiamato il direttore regionale. Il direttore regionale non mi ha chiesto soldi perché ce l'aveva già. Nel senso che noi avevamo già dato i fondi a sufficienza prima, insomma, nella ripartizione che dicevamo prima, per sopportare le spese, diciamo, di manutenzione. È chiaro che adesso quel tipo di quella direzione avrà un'integrazione di risorse, no? Perché noi non potevamo, certo, tra le cose eccezionali, come diciamo, non programmabili, non programmate,
però questo è proprio, e quindi daremo l'integrazione di fondi alla Liguria, però questo qui è così, se voi pensate al codice dei contratti, questo è come la variante su qualsiasi intervento, la variante dice ma è inattesa, è inaspettata, è una cosa imprevedibile, imprevista, o è un errore progettuale perché non hai pensato una cosa che dovevi pensare, no, è una cosa imprevista. E quindi in questa logica poi trovare le soluzioni anche economiche diventa più facile. Beh, vabbè, ho fatto, per me era imprevista, diciamo, ecco. Volevo dire una cosa, però mi riallaccio un attimo al finanziario, perché ho sentito sia Francesca, la faccio a te Luca la domanda, ho sentito sia prima Francesca, ma stamattina anche sia la dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, dell'UCB, che della Ragioneria di Salerno, quando si è parlato di ridursi l'accreditamento, no? Si sono fatti una risatina, voglio vedere chi se lo riduce, no? Più o meno. Però che sia chiaro, la riduzione dell'accreditamento va nell'ottica di una gestione intelligente della cassa, di evitare il residuo, non che io non ne ho bisogno, no, perché ve lo dico, perché se passa questo messaggio perdiamo in termini veramente di cioè è chiaro che io non, se so che non me la danno, non me la riduco, intendiamoci, perché di soldi ne abbiamo bisogno. Dov'è la cosa della riduzione? La riduzione va incontro all'esigenza, se nella ripartizione dei fondi mi è stato dato 100.000, ma me ne servivano in questo momento perché non ho le fatture 80, mentre la Liguria che ne aveva bisogno di 120 gliene sono stati dati 100. Allora sì, lì che diventa intelligente, perché io gli cedo 20.000 euro, permetto a lei di pagare e di non creare debiti e nello stesso tempo a me di non creare residui. Allora, questa è una situazione intelligente, però se la cosa è il commento, non che ha fatto Francesca, ma che ha detto anche la signora della ragioneria, quando ci troviamo di fronte alla platea dei dirigenti e viene detta una cosa del genere, se io vado a proporre di ridurre l'accreditamento mi ridono in faccia, cioè, quindi che non passi un messaggio sbagliato. Poi per quanto riguarda le perplessità di Francesca, ma anche del collega del dirigente di Paolo, i buoni vincono sempre alla fine, almeno nei film dei cowboy noi siamo i buoni e quindi prima o poi porteremo a casa i risultati. Allora, io penso che il problema della riduzione degli accreditamenti sia un problema abbastanza, come dire, limitato, per questo motivo. Allora, la cosa che sapevamo e che hanno ribadito oggi è che l'ordine di accreditamento non è più soggetto al controllo preventivo, nel senso che il controllo preventivo si esplica con l'impegno di rete. Una volta fatto quell'impegno, gli accreditamenti non passano per l'UCB. Quindi desumo, salvo problematiche di carattere tecnico che ovviamente Francesca ha messo in evidenza perché sono il nostro pane quotidiano, deduco che dovrebbe essere molto veloce il passaggio, diciamo, dal momento in cui l'amministrazione li emette al momento in cui sono nella disponibilità della tesoreria. Guarda, io sono d'accordo con te sulla linea teorica. Non ho ancora espresso. Allora, assumiamo che sia più veloce, no? Mettiamo che, vogliamo dire, in 3 giorni dal momento dell'emissione il funzionario delegato all'accreditamento. Si potrebbe anche ipotizzare, non domani ma dopodomani, che gli accreditamenti vengano fatti sulla base dell'impegno generale preso di volta in volta nel momento in cui, come dire, i sistemi mostrano che ci sono delle fatture che possono essere pagate. Cioè potrebbero essere molto di meno la quota giacente dell'accreditamento, questo però presupponendo che il funzionario delegato sappia alla fine della fiera di quanto disporrà, perché se no non pone in essere delle spese, no? Quindi noi a regime potremmo arrivare anche a questa cosa, cioè la
Sì, sì, qui si riferivano a, a un elemento di, che per noi potrebbe essere di grande rigidità, cioè si riferivano al fatto che se l'operatore primario, ad esempio, vuol fare un impegno di rete, cioè un impegno a favore dei funzionari delegati, deve, questo impegno, l'importo di questo impegno, deve trovare capienza sia nello stanziamento di cassa, sia nello stanziamento, cioè sia nello stanziamento di competenza che in quello di cassa. Quello di cassa. Questo è un elemento di estrema rigidità. Perché che cosa può condurre? Che io all'inizio dell'anno faccio un impegno per tutti gli accreditamenti che le risorse mi consentono di dare ai funzionari delegati e blocco e magari è il 90% dello stanziamento e quel 90% di cassa è bloccato. Se io ho dei residui non riesco a pagarli, oppure opero al contrario, pago i residui che vengono prodotti e però poi dopo non ho lo stanziamento di cassa, mi si riduce, io non ho, farei ben volentieri l'impegno di rete per un determinato importo, ma non lo posso fare perché non ho lo stanziamento, quindi o lo devo fare in modo ridotto e allora, come dire, blocco, cioè questo elemento che hanno detto è un elemento di grande rigidità, lo si supera producendo meno residui, però allora non, loro lo, allora noi nel, loro hanno detto che non ci sono problemi perché nelle previsioni che abbiamo fatto abbiamo cercato di fare in modo di fare i cronoprogrammi in modo tale di fare insieme a voi i cronoprogrammi in modo tale che ci siano in modo abbastanza generalizzato degli stanziamenti di cassa maggiori degli stanziamenti di competenza, però per quanto si possa fare in questo modo, il cronoprogramma, che poi è un'operazione algebrica, cioè quello che non pago quest'anno, dico che lo pago l'anno prossimo, poi non tiene conto dei residui dei funzionari delegati, non può tener conto dei residui dei funzionari delegati, perché quando si fa si presuppone che vengano pagati tutti nell'anno. Sono residui che spuntano fuori e siccome noi per molti capitoli abbiamo una gestione fortemente delegata, questo è un elemento importante, cioè tanto più noi produciamo residui dei funzionari delegati, che ormai sono l'unica vera, come dire, voce dei residui, perché l'altra, quella prodotta dagli operatori primari, diventa abbastanza incidentale, cioè collaudo va male, allora anziché pagare quest'anno pagherò l'anno prossimo diversamente da come avevo previsto. Ridurre residui dovrebbe essere l'obiettivo, no? Infatti ho fatto questa domanda alla dottoressa Maio perché, no, diciamo le cose, allora rifaccio la considerazione che ho fatto stamattina. Più si va avanti nell'esercizio, più è difficile impegnarle queste maledette risorse, perché è più difficile trovare delle fattispecie in cui l'esigibilità sia nell'anno in corso. Questo è il concetto che ci deve portare a lavorare molto più nel primo semestre che nel secondo, da un punto di vista. Però c'è un piccolo particolare. Il problema è come stanno le cose, come ho provato ad accennare prima, i nostri stanziamenti iniziali sono molto carenti e noi ci procacciamo le risorse che ci servono durante l'anno e facciamo uno sforzo per cercare di prevedere quando entreranno queste risorse, ma per quanto noi quante ne entreranno e quando entreranno,
e sul quanto ci becchiamo abbastanza, ma sul quando, per quanti sforzi facciamo, è sempre un'operazione difficilissima. Vi faccio un esempio. Una voce importante di integrazione del nostro stanziamento deriva dai fondi del Fondo Unico Giustizia, che sono le liquidità sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, che vengono divise tra Ministero della Giustizia interno e poi all'interno dell'interno, tra prima solo tra PS e Vigili, poi adesso sono infilate tutta una serie di voci che la torta che entrano nel banchetto. Allora, l'importo viene deciso da un decreto del Presidente del Consiglio. Cioè, è molto difficile immaginare adesso questo tipo di integrazione, sarà un decennio che ce l'abbiamo. È molto difficile, non ci si coglie mai, Ti aspetti che generalmente si palesano a fine anno. E noi fino ad ora che facevamo? Sapevamo che prima o poi sarebbero arrivate, per cui stimavamo di darle a quel capitolo anziché a quell'altro, e quando arrivavano facevamo questo, però stavamo nel vecchio concetto di impegno, cioè io al 31 dicembre impegnavo a favore dei funzionari delegati e l'anno dopo li facevo gli accreditamenti e loro ci pagavano per esempio le spese dell'ultimo bimestre, dico per dire, no? Ma questo meccanismo va più bene, perché se queste somme arrivano, quello che stamattina hanno chiamato un impegnone, cioè se questa operazione non si può più fare, nel momento in cui arriva la risorsa bisogna destinarla. Allora, mettiamo che qualcosa da dire anche da parte loro, perché non te la possono mandare. Io questo onestamente non lo posso garantire. No, però se arriva per... Non mi sento di garantirlo, perché. No, va bene, allora, non ragioniamo sul fatto che il Presidente del Consiglio dice no, ma adesso c'è il nuovo concetto di impegno, no? Io adesso il DPCM del fugo faccio a marzo, perché io penso che lo sappia nemmeno, no? Cioè, voglio dire, presupponiamo invece che le cose da questo punto di vista continuino così e che noi ci dobbiamo, come dire, trovare dei meccanismi per gestirle uguale, anche se è diventato più difficile. Allora, io se mi arrivano delle risorse tardi sicuramente non potrò usarle centralmente, perché centralmente col controllo preventivo, con quello che ha detto la D'Onofrio, che vuol vedere sul contratto chiara l'esigibilità, io non sarò in grado di dire che una spesa che io penso di impegnare a ottobre del 2019 diventerà esigibile nel 2019 stesso. No? Io l'unica cosa che posso fare è fare un impegno di rete e mandarlo ai funzionari delegati. Va bene, dicendo, beh, ma loro hanno già delle obbligazioni, no? Hanno già delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, cioè obbligazioni che stanno in corso di perfezionamento, già perfezionate, che io stavo aspettando queste risorse per finanziare. E va bene, dopodiché magari le cose in alcuni casi sarà così. Nel senso che anche un accreditamento, un impegno e quindi un immediato accreditamento fatto in una parte, un momento avanzatissimo dell'anno, può darsi pure che venga in buona parte pagato. No? Penso alle utenze, no? Ad esempio. Esatto. Sì, ci sono delle spese come quelle delle utenze che si avviano da sé, diciamo così. Pensare agli accordi quadro dove no, che finisco il concetto. Posso pensare di fare questo, cioè se io, perché sennò altrimenti quella risorsa me l'hanno data, ma io non, è come se non ce l'avessi. Aspetta,
E a quel punto allora ci potranno essere delle spese tipo le utenze che poi le direzioni regionali sacramenteranno, però dice vabbè, brighiamoci a pagare, e quell'accreditamento viene utilizzato. Però ci saranno, perché ci sono, no? Situazioni nelle quali i funzionari delegati non faranno dei pagamenti o ne faranno una piccola quota. E d'altro canto lo vediamo tutti quando vengono fatte le chiusure, quant'è la mole dei residui cosiddetti 62, spese insolute, che poi tutto sommato rimangono in piedi, no? E allora il punto nevralgico della questione è, poiché ho letto alla dottoressa Maio la norma che sembrerebbe far diventare residue quelle quote di accreditamento non utilizzate in modo automatico, se leggi la norma è un automatismo, lei ne è convenuto, però ha detto pure, beh, però non potrà essere un automatismo, perché tu potresti non aver programmato bene, indicato, e quindi tu in realtà lì pensi di pagarci delle spese che non hanno un'esigibilità, non potevano avere un'esigibilità nell'anno ma nell'anno dopo, cioè tu, come dire, imbrogli. E che allora, se c'è un accertamento molto puntuale, cioè se l'Ufficio Centrale del Bilancio, quando faremo le cosiddette chiusure, che saranno più come prima, ma sostanzialmente, cioè quando forniremo una documentazione a supporto della conservazione come residui di quella quota di accreditamento non pagata, se lì ci farà le pulci, noi andremo in crisi. Ci farà le pulci, noi andremo in crisi, perché ci dirà, ma tu non hai delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, non... tu intendi, quindi tu vieni meno al principio dell'annualità, io questa quota non te la conservo come residuo. Se viceversa non ci farà le pulci, ma farà un controllo, diciamo, non particolarmente puntuale, allora tutto quello che ho detto è realizzabile, riesco a gestire comunque queste risorse che arrivano molto tardi. Questo è un elemento secondo me centrale della questione, quindi da un lato meno residui fanno sì che io riesca a rispettare la programmazione in modo più puntuale, però dall'altro, come dire, mi auguro di farli ancora questi residui, perché se non faremo più residui di funzionari delegati significa che noi perderemo parecchie risorse, manderemo parecchie risorse in economia. Sulle riassegnazioni, e l'altra domanda ho fatto da Donofrio, in qualche modo cerchiamo di cavarcela, perché un po' ci aiuterà la norma che ci potrà far portare l'anno dopo, quelle risorse ci sono arrivate l'ultimo mese. Però l'ultimo mese è molto poco, quindi un po' già stiamo industriandoci per trovare il modo di forzare il sistema, facendo in modo che il MEF decreti nell'ultimo mese parecchie variazioni, in modo tale di poter. Però questo vale solo per queste riassegnazioni, per questo già in questi altri casi. Speriamo che ci sia la sensibilità da parte di organismi come la Presidenza del Consiglio, molto distanti da queste tematiche, di dire vabbè, se dobbiamo fare la variazione per il FUG facciamola a dicembre anziché a novembre, perché così la potranno gestire. Ma io onestamente ho un po' di dubbi, insomma l'adempimento programmatorio a me sembra abbastanza impegnativo, se non studiamo qualche elemento per aggiornarlo diventa uno strazio, diciamo la verità. Noi, chi fa il cronoprogramma è a molte meno, perché il cronoprogramma è un po' una cosa del genere, no? Però a livello centrale le spese sono numericamente di meno, magari importo maggiore, e comunque il cronoprogramma, tenerlo, come dire, aggiornato è una bella rottura. E sul territorio dove la spesa è più polverizzata, io mi immagino tantissime righe, e la programmazione va fatta, vedo che
comunque c'è una condivisione in questo, però dobbiamo secondo me da un lato convincere l'UCB almeno in prima battuta che non sempre ci serve questa. Ci sono dei tipi di spese dove è inutile che facciamo questo tipo di attività. Penso alle utenze. Le utenze noi disponiamo dei dati perché ce le abbiamo sul sistema. E che cosa pensiamo di dargli ai funzionari delegati? Sostanzialmente quelli che sono un po' il loro trend di consumi. Possiamo stabilire un trend di consumi legato alla spesa storica e conformarci su quello. Io secondo me non ho necessità di dire al funzionario delegato adesso mi fai tutto l'elenco delle bollette, che cioè, onestamente non la vedo. Per altri tipi di spese sì, anche significative, perché poi io dico facciamo rendere ai funzionari delegati un adempimento, però non è che deve servire solo per soddisfare le esigenze formali del MEF, cioè deve essere una cosa, e il tuo intervento mi conforta perché tu hai bisogno, no? E allora se ne ha bisogno l'amministrazione, allora va bene. Se l'amministrazione non ne ha bisogno perché si regola diversamente, ma serve solo per come dire, soddisfare la norma, e allora cerchiamo, no, di fare una cosa che no? Sono diverse le missioni, no? La programmazione delle missioni, ma no? Poi non lo so, i rifiuti, vedi le utenze, mense e pulizie, soprattutto sulle mense, vedo un'altra problematica, e poi domani tratteremo, ed è la seguente. Oggi buona parte dello stanziamento è impegnato per i contratti di catering, e io mi accorgo da molti anni che rispetto all'importo complessivo dell'impegno, che credo sia conformato immagino alla base d'asta le somme accreditate sono di meno, perché evidentemente, come dire, pesano le assenze del personale e pertanto si spende meno di quello che si impegna, cioè i pagamenti sono meno, sono costantemente meno degli impegni, e mandiamo soldi in economia, non li mandiamo subito in economia perché la somma è impegnata, rimangono lì, però gli accreditamenti non vengono più fatti dopo 2 anni, dopo il termine di in cui prima, diciamo, andavano in pensione, adesso vanno in economia, a meno che tu non chiedi che quell'impegno rimanga tra gli impegni perenti, lì trovi delle economie anche abbastanza consistenti. Ora la norma ci dice, e oggi una slide della dottoressa Maglio era fuorviante da quel punto di vista, ci dice che gli impegni di rete per i quali non vengono fatti accreditamento sono economie. E invece le somme accreditate ma non pagate diventano residui, e questo è il discorso che abbiamo fatto. Quindi per esempio per le mense c'è questa problematica, non dovrà più essere fatto un impegno, cioè l'importo dell'impegno dovrà essere il quanto più vicino ai pagamenti che No, allora il capitolo delle mense c'ha questa dinamica. Una larga parte del capitolo viene impegnata per i contratti di ristorazione, quelli triennali, e qui accade la dinamica che ho spiegato. Poi c'è una quota non come dire marginale, che serve per quelle che vengono chiamate l'economia, vengono fatti degli accreditamenti a impegno contemporaneo, che adesso non si possono più fare, per ad esempio l'acquisto di buoni pasto. Allora, quelle che faticano a... oppure, esatto,
quelle che faticano ad essere accreditate sono queste seconde, perché le altre viene fatto un impegno, perché altrimenti non potrebbe essere approvato nemmeno il contratto, no? Quindi cosa verosimilmente potrebbe accadere per le mense? Che fatto, che ne so, 100 lo stanziamento, 80 o 90 va per i contratti, e a questo punto per impegnare di competenza c'è bisogno anche della capienza di cassa, e le somme rimangono lì, piano piano vengono accreditate sulla base delle fatture, e potrebbe realizzarsi un'economia che non può essere, come dire, in nessun modo gestita, cioè un'economia che diventa economia. La restante quota invece probabilmente potrebbe non trovare capienza nello stanziamento di cassa ed essere ancora più complicato accreditarla. Quindi sulle mense, per esempio, il nuovo concetto di impegno ci impone dei ragionamenti. Dovremmo fare in modo che gli impegni di spesa non determinino questa economia, oppure che in corso d'anno, ma non nella fase finale dell'anno, si monitori la spesa che si sta realizzando su quei contratti e si provveda a ridurre quegli impegni, in modo tale che si liberano delle risorse che poi possono essere utilizzate per gli altri tipi di spese. Però questo bisognerà coordinarsi bene. No, sì, però non le gestisco io le mense, quindi arrivo fino a un certo punto. Per le pulizie è una problematica che può ripresentarsi, però mi sembra meno importante. Quindi, come vedete, ogni tipologia c'ha una sua diversità. E, prego. Il discorso dell'impegno preso all'SG volontario, come l'SG dovrà regolare tutto questo? Perché dovrà esserci uno strumento informatico che ci dica che quell'impegno giuridico di un lavoro preso, ad esempio con l'emissione di una regola d'ordine, sarà esigibile nel 2019 o nel 2020? No, ma infatti è quello che penso anch'io. Noi dobbiamo per forza appoggiarci, per forza, perché hai visto quel file? Se tu non avessi le amministrazioni che non hanno niente, no? Significa che tu ogni settimana, ogni 15 giorni, ogni mese ritorni su quel file, lo modifichi e lo rimbuchi su Sigoge. E io non mi sembra una... No, quel file che ti hanno fatto vedere è l'embrione, chissà se sarà poi così, che Sigoge pensa di mettere a disposizione dei funzionari delegati affinché facciano la loro programmazione. Quindi significa che lo compilo una volta, poi ogni volta che cambia. Excel, se mettiamo che tu non hai nessun tuo supporto, tu hai quel foglio Excel, lo compili e poi con una frequenza che non so dire lo aggiorni e lo rimetti su Sigoge, e quello, come dire, si sovrascrive e quello lo legge la tua amministrazione centrale, certo. Però a me sembra un'attività
un po' logorante. Allora vengo a quello che dici tu. Se io ho un sistema dove ho gli ordini di acquisto, devo fare in modo, cioè quel file là si compone di due cose: delle obbligazioni già assunte e delle obbligazioni da assumere, previste. Io penso che, per dirla molto semplice, prima che scocca l'anno le obbligazioni quasi tutte da assumere, saranno poche quelle che avranno, saranno gli effetti di obbligazioni che hai assunto l'anno prima e che impattano sull'anno dopo. Man mano che va l'anno le obbligazioni assunte diventano sempre di più, no? Dove tu hai tutti gli elementi, e quelle programmate diminuiscono, no? E insomma bisogna studiare. Allora, quelle assunte io le, se io lavoro con un sistema, io ce li ho, no? c'ho gli ordini e li conosco, e quello io ipotizzo si debba aggiornare, cioè debba uscire aggiornato. C'è la parte invece che tende a scendere, che è di quelle programmate, e quelle si può vedere, perché secondo me qualche meccanismo d'aggiornamento ce lo possiamo studiare. Ad esempio. Sì, ma questa è poi la norma, no? Dice prima lo prevedi, lo programmi e lo aggiorni. No, appunto, questo allora loro fanno una prima programmazione, come dire, ottimale. Dopodiché, come ho detto proprio all'inizio, gli uffici centrali gli debbono dare un riscontro. No. No, l'azienda non la, ovviamente non la puoi dire, perché se la sapete. No, ma è evidente, su quelle programmate alcuni campi di quella cosa non le puoi compilare. Credo anche che puoi lavorare pure per sintesi, immagino, no? Ah, io farei così. Esatto, io farei così. Però man mano che l'hanno. Poi gli uffici centrali debbono dirti. No, voglio dire, debbono dirti su quanto puoi confidare, no? Tu hai innanzi chiedi 100, ma io poi dovrò dirti, guarda, 100 no, 60. Ma secondo me poi quello ricade un po' nella discrezionalità del funzionario delegato, no? Cioè, se io riesco a dirti, no? Semestralmente, per un intero anno, quanto ti darò, dopodiché tu sulla base di quella programmazione che ti sei fatto riesci a dire, vabbè, stando così le cose, dependo questa, no? Per questo, per forza, quindi è, no? E poi dopo inizia la gestione e io... Io voglio dire, non posso non immaginarla così, perché per forza deve essere così, no? Tieni presente questo, che cioè questa
abbiamo fatto un paio di mesi fa una prova di questo incontro alla direzione Lazio e il direttore ci ha invitato per cominciare a parlarne. Il direttore della direzione Lazio aveva colto un aspetto, aveva detto: io mi piace che sia la Norba abbia formalizzato questa richiesta, di questa indicazione del fabbisogno, perché mi consente su alcuni tipi di spese di avere un momento in cui io formalizzo il fatto che io ho bisogno di queste risorse, no? Sai, ci sono anche delle, pensate alle responsabilità come datore di lavoro, ad esempio. Quindi quello che chiamiamo il libro dei sogni, no? Può essere però anche interpretato dal funzionario della CAVI dicendo: guarda, io ti sto dicendo che per questo tipo di spesa a me serve tot. Ci siamo? Quindi. E dopodiché c'è una responsabilità del governo primario, gli dice: guarda, io questa somma non te la potrò mettere a disposizione. E allora questa programmazione ideale si sarà scendere ad una operativa. Cioè, una cosa è programmare, come diceva lui, le desiderate, e una cosa è fare una programmazione in base alle risorse che abbiamo. Allora posso immaginare che sul sistema potremmo mettere su una funzionalità che mi comincia a delineare o a slittare all'anno successivo delle necessità secondo un ordine di priorità che però sarà del funzionario delegato, perché come fa, no? D'altro canto. Esatto, è questo. Sì. La priorità è una delle cose fondamentali, sapere mettere le cose secondo delle priorità, che non può essere tutta uno, perché voglio dire, a me, io ho delle trasmissioni di programmazioni l'anno scorso e sono completamente diverse, infatti questi momenti insieme ci aiutano perché serve dire a tutti. Delle 5, 7, 3 cose non matchate, non riassunte, non integrate dalla direzione che dice: beh, io faccio il quadro dei comandi e dico qual è la mia programmazione, ma è soltanto un invio di dati di altri, non è una programmazione questa, perché diventano veramente 5 libri di cose diverse. Piuttosto che alcuni che invece fanno ragionamenti regionali, ragionamenti di come impegnare gli uomini e i mezzi nella regione, dicono: a me mi serve soltanto un scavatore in quel comando perché ci faccio pure gli altri usi con gli altri comandi. Cioè, quello che serve sono tavoli di nazionali come questo. È chiaro che secondo me è quasi più dire questo con voi che quello. Io sono contentissimo di partecipare, anche perché, ripeto, poi sono gli interlocutori fondamentali, siete tutti voi. Come con loro tutti i giorni facciamo poi, però proprio perché poi da queste riunioni escono fuori anche tante idee, cioè io anche per certe gare che potrebbero essere nazionali, che potrebbero essere fatte da qualche direzione che ha la voglia, la capacità e il tempo, ne parlavo con Antonio tante volte, di fare una gara nazionale fatta in direzione Emilia-Romagna, no? Ma non è detto che non si possa fare una gara nazionale, quindi da forniture a tutte le direzioni, fatta trasferendo fondi a una direzione che fa un argomento, poi un'altra fa un altro argomento, noi faremo la parte nostra, però così si centralizza, si risparmia sicuramente, ma soprattutto si dà omogeneità di forniture, perché tra le richieste succede pure che ci sta chi ha pure il mezzo con coi cerchi dorati e l'altro che ce l'ha coi cerchi rotti, allora devono avere tutti quanti cerchi messi sicuri, come diceva adesso Luca, non è che servono né quelli d'oro né quelli rotti, scusate la banalità. Nel frattempo sono fatte le 18, quindi io vi ringrazierei per l'attenzione e per i contributi. Domattina torniamo di nuovo su queste tematiche col direttore.
Bene, grazie a tutti.